cielo e un bacio a tutti. E per la mamma è sempre più, e per la mamma è sempre più. Ascolta la tua passione, trova i tuoi limiti e superali. Cuore, mente e anima non ti faranno mai fermare. Prendi un respiro e corri. Solo così scoprirai l'essenza del ciclismo. MS Tina. Buonasera, bentrovati con Teleciclismo. Siamo nel pieno proprio del mese di agosto, anzi nella seconda metà del mese d'agosto, e comunque l'attività agonistica e ciclistica è comunque effervescente. Anche in quest'ultimo fine settimana alcuni appuntamenti importanti nel Vittoriese con il circuito dell'Assunta, il Gran Premio Sanso e poi altre manifestazioni di cui stasera daremo ampio risalto. Il tema però della nostra serata è estremamente importante. Stasera parleremo delle patologie cardiovascolari legate principalmente alle morti improvvise che coinvolgono sia il mondo dello sport ma anche nella generalità delle persone. Ne parleremo con due ospiti importanti che sono qui con noi questa sera, che fra poco vi presenteremo, non prima di aver allargato sui preliminari di questa puntata. Chiara? Comunque, nonostante il caldo, nonostante il mese d'agosto, no, che è stato comunque intenso, ci ritroviamo qui per il consueto appuntamento. Certo, come ogni mercoledì diamo il saluto anche ai nostri telespettatori, quelli che sono in vacanza ci seguono dalle vacanze, quelli che invece sono rimasti a casa, come ogni mercoledì, eccoci qui con voi. Questa sera, come dicevi Mario, tema estremamente importante, tra poco conosceremo i nostri importanti ospiti, però dobbiamo ancora salutare Roldano. Ciao Roldano. Ciao Roldano. Ciao. Un saluto. Mese d'agosto. Saluto anche i nostri ospiti e i nostri telespettatori. Un mese d'agosto quanto mai intenso? Intensissimo. Non c'è mai un momento di pausa, anche se ha fatto caldo, anche se c'è caldo, ma insomma ormai il mese d'agosto se ne sta andando. Ho un bel incremento anche per quanto riguarda le nostre classifiche, che aggiorneremo, Chiara, quando ritorneremo l'ultima puntata. L'ultima puntata di agosto. Nel mese di agosto. Bene, detto questo, presentiamo i nostri illustri ospiti, che ringraziamo fin d'ora per aver accolto il nostro invito. Chiara? Allora li presentiamo, il piacere di dare il benvenuto al professore Gaetano Tiene, direttore del reparto di anatomia patologica speciale, nonché direttore della scuola di dottorato di ricerca in scienze mediche, cliniche e sperimentali, nonché il delegato dal rettore dell'Università di Padova alla promozione della tradizione storica e dell'immagine internazionale della scuola medica padovana, con attività in Bressanone, nonché anche autore di numerosi trattati che hanno trovato ampia diffusione sugli organi di informazione della comunità scientifica. Buonasera, buonasera professore, grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. E poi abbiamo un'altra illustre ospite questa sera con noi, la professoressa Cristina Basso, anch'essa del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari. Lei è responsabile dell'unità operativa Fisiopatologia Cardiovascolare e Morte Improvvisa. Buonasera. Ed è ricercatrice presso lo stesso reparto. Grazie. Benvenuta. Grazie a voi. Il reparto di Padova ha ottenuto importanti risultati nel campo della ricerca. Stasera capiremo su cosa hanno lavorato in questi ultimi anni, quali sono poi fra l'altro i risultati ottenuti. Quello che già da subito però vorremmo capire dai nostri ospiti è la morte improvvisa fra i giovani e gli atleti. In sintesi, professore, di che cosa si tratta? Cos'è questa patologia che voi avete studiato all'interno del vostro gruppo di lavoro? Si tratta di un decesso inaspettato, improvviso, in pieno benessere di soggetti sanissimi che mai si poteva aspettare potessero avere una morte così repentina. Quando è che si è avuta la percezione, insomma, che la causa di queste morti improvvise non era dovuta soltanto a una semplice e pura casualità, ma c'era qualcosa
di diverso, insomma, qualcosa che meritava un approfondimento? È stato in occasione di autopsie effettuate in soggetti morti improvvisamente durante lo sforzo. Ebbene, vedendo il cuore di questi soggetti, erano morti per arresto cardiaco, non vi era altra causa se non nel cuore della morte, ebbene, si è visto che c'era qualche cosa di sbagliato a confronto di quello che è un cuore normale. Poteva essere una patologia dell'aorta, poteva essere una patologia delle coronarie, poteva essere una patologia del miocardio, una patologia delle valvole, una patologia delle arterie coronarie che irrorano appunto il miocardio. C'era un qualcosa che non andava e da lì abbiamo cominciato negli anni 80 a collezionare, ahimè, una serie di questi casi e ci siamo accorti che c'erano delle patologie ben precise che erano alla base di questo fenomeno della morte improvvisa. E da quel momento è cominciata uno studio più approfondito, insomma è suonato, come dire, possiamo usare questo termine, un campanellino, insomma, fra la comunità scientifica. Il metodo è stato quello di studiarle tutte quelle che avvenivano nella regione Veneto, non solo per capire le cause, ma per avere in mano il fenomeno epidemiologico, cioè l'entità del fenomeno nell'intera popolazione. E credo che questo sia stato il segreto del successo, cioè l'organizzazione e la collaborazione e il consenso di tutti gli anatomopatologi e dei medici legali. Abbiamo trovato una grande sensibilità e sostegno soprattutto della Regione Veneto, che fin dagli anni 85 ha creduto nelle nostre ricerche, ha investito e ci ha consentito di arrivare a questi risultati che poi magari... Ne parleremo sicuramente questa sera, adesso però è già il momento del nostro primo contributo. Chiara? Allora diamo la linea alla regia e vediamo esordienti allievi a Robegano di Salzano in provincia di Venezia. So I'd like to know when you got the notion. Da Robegano di Salzano in provincia di Venezia per un'intera giornata dedicata al ciclismo giovanile. Con l'organizzazione del gruppo ciclistico Robegano del presidente Roberto Trovisan va in onda una giornata intensa al mattino con gli esordienti e il pomeriggio con gli allievi. Si comincia quindi di buon mattino, eccoci qua con l'inquadratura sullo schieramento di partenza e sui direttori di organizzazione con Gianfranco Vallongo, direttore di corsa. Dicevamo schieramento di partenza per la prima batteria degli esordienti al primo anno che si dovranno misurare sul circuito pianeggiante classico qui di Robegano, 5 km e 100 metri, 6 tornate per complessivi 30 km e 600 metri. Gran premio sportivi robeganesi. Una giornata intensa e molto partecipata con 100 corridori esordienti al primo anno che vediamo già girare sul tradizionale percorso di Robegano. Partecipata e quindi spettacolo assicurato e gratificazioni per chi ha lavorato per mettere insieme questo appuntamento. Intanto la corsa gira su questo tracciato, è priva di azioni importanti, viaggiano con molta tranquillità i corridori, vedremo dopo intanto questo passaggio sul traguardo, dove ci saranno anche i traguardi, volanti e premi, vedremo se ci sarà l'opportunità per qualche tentativo. Ottima organizzazione quella del gruppo sportivo Robegano con lo staff del presidente Roberto Trevisan, che oramai è collaudato da diverse edizioni, mette in cantiere questa manifestazione, questa giornata di sport. E ricordiamo gruppo ciclistico Robegano anche con le categorie dei giovanissimi, con le categorie degli esordienti e con le categorie degli allievi, svolge attività agonistica su tutto il territorio nazionale, quindi un sodalizio, quello veneziano, molto attivo, come dicevamo, che fa capo al presidente Roberto Trevisan e che ruota attorno anche a Lino Manente, ex consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana.
Dopo metà gara scattano al comando Matteo Padovan e Andrea Barzotto, ambedue della società sportiva Sanfiorese. Prendono rapidamente un discreto margine di vantaggio, però vediamo da questa inquadratura il gruppo è lì a 150 metri, quando oramai si va per l'ultima tornata e infatti il gruppo neutralizza completamente l'azione di Padovan e Barzotto e si va con questa situazione oramai verso la conclusione, verso il traguardo. Ed eccoci qui sulla dirittura con le nostre telecamere, lanciato lo sprint sul gruppo compatto con Giovanni Sergiano, Cartura Nalin, che vince su Alberto Leoni, poi Alberto Amazza, a seguire Marin, Rizzetto, Paladin, Viero, Tolio, Basso e Zanchetta, che termina al decimo posto. Come avete visto anche il percorso di oggi, se vi siete principalmente anche divertiti? Beh, diciamo che il percorso era bello, peccato per alcune buche, ma comunque bel percorso. E la gara è stata tirata dall'inizio, c'erano scatti e controscatti, mi ci è voluto un attimo per scaldare la gamba, ma diciamo che dopo è andato tutto bene. Ed eccoci pronti con la seconda batteria, quella riservata ai corridori esordienti al secondo anno, sempre da Rovegano di Salzano in provincia di Venezia e sempre con l'organizzazione del gruppo ciclistico Rovegano. Firma del foglio di partenza, operazioni preliminari, schieramento e omaggi floreali alla famiglia Pirolo, la famiglia dello sfortunato ragazzino che ci ha lasciati qualche anno fa, correva esordiente tra le file proprio di questa società. Si abbassa la bandierina e muove anche questa seconda batteria, stesso circuito, stesso tracciato, veloce, pianeggiante, nei dintorni di Rovegano, 7 tornate, sempre di 5 km e 100 metri, quindi sono 35 km e 700 metri la distanza complessiva che dovranno affrontare questi ragazzini alle prime armi. Appare più movimentata la seconda prova, sembra ci sia più attività su questo gruppo formato da 93 corridori, intanto la soggettiva ci spazia appunto fra il gruppo numeroso, come abbiamo detto nella prima parte di questa cronaca, partecipata quindi la giornata di Rovegano, però anche in questa circostanza la prima metà gara non presenta situazioni importanti da sottolineare. Però gli spazi per attaccare ci sono, infatti ecco qua Fabio Mazzucco ed Enrico Molena, ambedue della Sant'Angiolese, se ne vanno in compagnia di Matteo Micheletto della Libertas Scorzè. Sempre nella seconda parte della corsa c'è questa azione che va a prendere anche in questa circostanza un discreto margine di vantaggio sul gruppo che però non demorde, ci sono questi batti e ribatti, si sta cercando la collaborazione nel terzetto al comando, vedremo nelle fasi successive. E c'è anche una bella collaborazione tra i tre che conducono questa seconda manche, sempre imperniata sul Gran Premio Sportivi Roveganesi, una comunità questa che vive la passione del ciclismo con molto entusiasmo e riescono quindi ad organizzare anche queste belle giornate di sport. E davanti nel frattempo cambia un po' la situazione. Perde contatto infatti Matteo Micheletto, l'atleta della Libertas Scorzè, spazi aperti per Mazzucco e Molena, compagni di squadra alla Sant'Angiolese, che viaggiano con ottimo accordo, è chiaro poi appartengono alla stessa formazione, si stabilisce quindi questo rapporto di collaborazione reciproco che favorisce questa azione che vola via praticamente indisturbata. Ecco, siamo al passaggio al suono della campana con Mazzucco e Molena che volano ormai verso la conclusione, soltanto 5 km poco più per terminare la prova, il gruppo sembra non essere in grado proprio a recuperare e quindi spostiamoci sul traguardo e vediamo Mazzucco e Molena che arrivano appaiati, poi nel finale un breve sprint che favorisce Fabio Mazzucco davanti al compagno Enrico Molena. Per il terzo posto lo sprint sul gruppo regolato da Stefano Lira davanti a Zan Domenichi, Boagas con Nardi, Taborra, Rizzo e Bizzotto, 40-800 la media. Mazzucco Fabio che anche con oggi ha inanellato un'altra vittoria. Sì, è la quinta vittoria stagionale,
Sono molto contento e la vorrei dedicare al mio direttore sportivo e alla squadra e al mio compagno qua Enrico. Ed eccoci al pomeriggio, dopo la bella mattinata trascorsa in compagnia degli esordienti, andiamo adesso con la prova riservata alla categoria degli allievi e prima del via sentiamo anche il presidente del Robegano, Roberto Trevisan. Il premio PM degli allievi, siamo qui in compagnia del presidente Roberto Trevisan, un'impressione su quello che può essere la giornata di oggi. Giornata veramente favolosa, 106 partiti abbiamo e 22 società della gara degli allievi che sta partendo in questo momento e stamattina abbiamo fatto la gara degli esordienti, 100 partecipanti al primo anno e ben 93 al secondo anno, siamo veramente soddisfatti. E si parte anche con la gara riservata alla categoria degli allievi ed imperniata sul Gran Premio PM. Il tracciato è quello tradizionale, quello dove hanno gareggiato anche gli esordienti nella mattinata. Il tracciato è di 5 km e 100 metri a tornata, sono 15 i giri e quindi sono 76 km e 500 metri la distanza complessiva che i ragazzi dovranno percorrere in questo bel pomeriggio di sport a Robegano di Salzano in provincia di Venezia. Sono 105 gli allievi schierati alla partenza, un bel numero per gli organizzatori, davvero felicità, lo sottolineava anche il presidente nell'intervista. E nei primi chilometri, come accade spesso, il gruppo che viaggia compatto, la gara è priva intanto di situazioni importanti, nelle primissime posizioni vediamo c'è un leggero, timido tentativo di sganciamento, opportunità quindi, anche perché il chilometraggio è diverso, è maggiore rispetto alle prove del mattino e come dicevo eccoci già con il primo attacco. Davanti ci sono Riccardo Verza di Este Bosaro, Fabio Visentin del Giorgione, Stefano Grassi del Mirano e Alessandro Saconne, corridore del Fiumicello. Sono questi che rompono l'indugi e se la danno a gambe già nella prima sezione della corsa e prendono un buon margine, davvero un buon margine dal gruppo, però cominciano ben presto ad organizzare il ricongiungimento. È una gara veloce, è una gara corsa su alti ritmi, tant'è che la media finale sarà di oltre 42 orari, quindi una gara dove anche le azioni d'attacco diventano difficili da portare a termine, perché se il gruppo si mette a tirare con veemenza chiaramente i fuggitivi incontrano delle difficoltà a mantenere certi ritmi e difatti vediamo nel frattempo un protoncino davanti, altri corridori che inseguono, quindi è tutto un susseguirsi di azioni, una bella gara questo Gran Premio PM organizzato dal GC Robegano. Non è il gruppo che rientra, ma sono quattro corridori dove troviamo Stefano Vettorel del Bosco di Orsago, Leonardo Marchiori del Mirano, Edoardo Nicale, ancora per il Mirano, e Marco Dalle Fratte del Fiumicello. Otto corridori, di questi otto, quattro hanno già vinto come Verza due volte, Vettorel invece tre vittorie, per Marchiori e Nicale una vittoria ciascuno. Otto corridori dunque a guidare la corsa, ma ancora c'è spazio da qui alla conclusione per tentare nuove situazioni. Vedremo che cosa succederà. Intanto qualcuno chiede anche informazioni al nostro operatore. 76 km e 500 metri a distanza complessiva, quindi c'è ancora spazio per cercare di recuperare questa azione che nel frattempo sta andando con e trovando una bella collaborazione. Vedete anche davanti sono abbastanza allungati, segno che la velocità è veramente sostenuta. Ottima l'organizzazione. Bisogna proprio sottolineare che il gruppo ciclistico Robegano, quando mette in cantiere le proprie gare, lo fa con dovizia e non lascia nulla al caso. Quindi un ringraziamento proprio a questo sodalizio della provincia di Venezia per tutto quello che fa e per tutto quello che sa dare in favore del ciclismo. Dalle retrovie intanto c'è ancora qualcuno che alla spicciolata esce dal gruppo e prova prima della conclusione ovviamente
rapidamente a riportarsi sul plotoncino al comando, questo che vediamo viaggiare, ha viaggiato per buona parte in disturbato, ma sta nascendo qualche cosa nel gruppo, qualcuno che non ci sta. Ecco, a questa risoluzione e prova a recuperare le posizioni. Con, ecco qui il plotoncino, il drappello che prova ad inseguire, e il plotone al comando e alla spicciolata si riportano davanti anche la terza del gruppo sportivo Maerne, Gobbi, un altro della Sant'Angiolese, da posto del team Bosco e Zanasca per la rinascita Ormelli. Alcuni di questi che stanno rientrando e vediamo che la fila davanti s'allunga. Eh sì, è una situazione in continua evoluzione, spazi sempre molto stretti, quindi dal gruppo quando qualcuno cerca di uscire trova anche l'energia, la forza per riportarsi sulla testa. Siamo al suono della campana nel frattempo, ancora 5 km e 100 metri per i battistrada. Situazione che nel finale propone al comando Riccardo Verza, dorsale 26, corridore di Este Bosaro, lui che ha già vinto in questa stagione agonistica, prova l'azione dalla breve distanza. Sono attentissimi però i suoi compagni di fuga a non concedere molto spazio e quindi lo tengono là a brevissima distanza. Ci ha provato Riccardo Verza e fra poco, quando ci sposteremo sul traguardo, vedremo che cosa ci propone questa corsa. Eh sì, adesso ormai siamo alle fasi finali, eccoci qua sul bel rettilineo d'arrivo di Rovegano per le conclusioni del Gran Premio PM. Ed è un plotoncino che si è assottigliato, che sprinta con Stefano Grassi del Mirano, che precede Visentin, Verza, da Pos, dalle Frate, poi a seguire troviamo Zorzetto, Zanasca, Marchiori, Vettorelle e la terza che termina al decimo posto. Hanno viaggiato alla media di 42.046, come avevamo illustrato nel preambolo iniziale. Partiti circa la metà della gara, avete fatto un ottimo lavoro e poi una grande volata. Prima vittoria stagionale e in carriera. Oggi abbiamo provato a mandare via la fuga, siamo riusciti, inizialmente c'ero solo io dentro con un altro paio di atleti. Poi nella fuga sono entrati due miei compagni di squadra, che ringrazio, Leonardo Marchiori e Edoardo Nichele. Poi ho provato ad attaccare più volte e infine siamo riusciti a prendere abbastanza vantaggio, io, Verza e un altro atleta del Giorgione, e poi in volata sono riuscito ad avere la meglio. Gaerne, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Crono, la scarpa per ciclismo del team Radio Shack Leopard Trek, con Fabien Cancellara e Andy Schleck. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. E adesso vediamo il nostro servizio Trittico Veneto 2010. Passaggio durante il trasferimento proprio per il centro cittadino di Sacile nel giorno di mercato, quindi un passaggio suggestivo per, in questa occasione, per il settimo Trittico Veneto. Si arriva fino al chilometro zero, laddove ci sarà il via ufficiale con Gildo Turchette, con tutto lo staff organizzativo e con il vice sindaco di Sacile pronto ad abbassare la bandierina a scacchi. È sicuramente una tappa veloce, una tappa per ruote veloci, una tappa che ben si presta a corridori che in questi due giorni hanno un po' sofferto. Si lascia il circuito di Brugnera, si punta decisamente verso Orsago e qui nasce un'azione con Andrea Toniatti dell'US Monte Corona. Ci sono dietro Simone Andretta del Vittorio Veneto, atleta di San Vendemiano, tre vittorie quest'anno, poi Andrea Rade della Presix di San Martino di Lupo di Padovano, dunque questo corridore, poi Matteo Di Marco del team 999 Caffè Mocambo,
Riccardo Micheletto delle Postumia 73, lui è di Castelfranco, poi c'è Daniele Largoni della Guadense, un padovano di Carmignano di Brenta, Alessandro Tonelli del team Bornato, è proprio di Bornato questo corridore che ha intascato 3 vittorie nella stagione corrente, e Giacomo Berlato, il vicentino di Malo, in forza alla FDB. Quindi al comando si forma un drappello forte di 9 corridori. Sicuramente davanti c'è Simone Andretta, soltanto 11 secondi di ritardo sul capo classifica Alex Torin, e quindi con questo vantaggio, se il ritardo degli inseguitori non dovesse diminuire, Simone Andretta andrebbe sicuramente a prendersi la maglia di leader. Sì, ormai la tappa è sfuggita di mano, questi qui vanno al traguardo, ci saranno solo da contare i distacchi, e quindi vedremo cosa succederà, come si partirà nel pomeriggio per la cronometra. Certo è che questo trittico veneto sta veramente riservando emozione, sorprese, giorno dopo giorno, quindi una grande corsa che ha offerto uno spettacolo veramente tutto da gustare, e tra poco siamo qui per lo sprint conclusivo di questa prima semitappa dell'ultima giornata di gare. Tutto è pronto, dunque, sulla dirittura storica di Orsago, e quel drappello degli attaccanti già lanciato lo sprint, e la vittoria non sfugge stavolta ad Andrea Toniati del Monte Corona, che vince su Berlato, Frioli, Di Marco, Rade, Largoni, Micheletto, Tonelli e Andretta, che giunge al 9° posto a 18 secondi lo sprint del gruppo, ed è Paolo Simeone che va a conquistare il 10° posto. Quindi, come avevamo ipotizzato, Simone Andretta maglia rossa dopo la prima semitappa, quella del mattino, si appresterà a prendere il via per ultimo nella crono individuale e a 5 secondi di vantaggio sul secondo posto di Turine. Riprendiamo dallo studio di teleciclismo con i nostri ospiti e con il tema di cui parliamo stasera, patologie cardiovascolari, le morti improvvise. Sentiamo anche la professoressa Cristina Basso. Si è cominciato quindi a mettere insieme un gruppo di lavoro, un gruppo di ricercatori che all'inizio non avrà avuto qualche difficoltà, insomma, per prendere l'indirizzo, la strada giusta, insomma, non si conosceva nulla o poco, insomma, di questa patologia. Come è cresciuto poi tutto l'insieme e lo studio di ricerca? Sì, è nato dall'autopsia, anche per il metodo tradizionale dell'Università di Padova, in cui tutto parte ovviamente dal teatro autoptico, non semplicemente per dire troviamo una spiegazione, ma per riuscire poi a traslarla a livello clinico, perché l'endpoint primario è di riuscire a fare una diagnosi precoce, di arrivare prima, sapere troppo tardi di cosa si può morire, di cosa, quali possono essere le cause dell'arresto cardiaco, ovviamente. Avviare un percorso di prevenzione. Esattamente, l'endpoint era diagnosi precoce, quindi prevenire la morte improvvisa. Quindi io sono subentrata negli anni 90, lì è nato proprio un vero e proprio registro regionale, per cui tutti i casi che succedevano nella regione Veneto venivano di fatto centralizzati a Padova, all'Università di Padova, al servizio di patologia cardiovascolare, e questo ci ha permesso di raccogliere una casistica sotto i 35 anni che attualmente viaggia sui 700 casi, quindi non parliamo di casi rarissimi, sono tanti i casi purtroppo che succedono in età giovanile. Beh, l'età in cui incide di più la morte bianca qual è? Morte bianca in realtà è un termine che significa questa morte improvvisa. Morte improvvisa, di fatto il nostro gruppo di studio è tra 1 e 35 anni, e di fatto l'età media di chi muore precisamente è sui 28 anni, però c'è un grande range di età, si va da un'età pediatrica ovviamente molto precoce all'età giovanile. Arrivati a questo livello non si potrebbe più chiamare morte improvvisa, vuol dire che c'è già qualcosa che non funziona? Beh, il concetto di morte improvvisa è che sono soggetti come i ciclisti che vediamo correre, che correvano fino a 3 secondi prima, sembrano sani, anzi sono atleti, quindi sembrano più sani e più atletici ovviamente della popolazione normale, però evidentemente hanno un tallone d'Achille non riconosciuto perché nessuno li ha mai indagati, e questo è il concetto, cioè gli studi autoptici ci hanno permesso di dimostrare che se tu fai una serie di screening, di esami diagnostici in vivo, molte di queste cause le riesci a riconoscere in vita, il problema è farlo. Allora qui è venuto in aiuto una legge negli anni 80 che ha reso obbligatorio lo screening agonistico annuale, che prevede una serie di esami, e questo ovviamente ci ha aiutato molto a fare delle correlazioni
cliniche patologiche, cioè quei casi che all'inizio tanti morivano improvvisamente, siamo andati a rivedere tutti i dati clinici, elettrocardiogramma compreso, per vedere se a posteriori qualcosa ci fosse di sbagliato e quindi potesse essere visto con un campanello d'allarme e come punto di partenza per fare degli esami aggiuntivi alla fine, ovviamente. Scusi, è qualcosa che può arrivarti anche nel corso della vita? O... Sì, sì, non è che uno nasce con una patologia, molte di queste patologie magari si sviluppano nel tempo, alcune sono congenite, alcune sono acquisite precocemente, alcune più tardivamente, quindi non è che fatto un esame una volta nella vita ti vale per sempre, devi ripeterli in maniera annuale, appunto, secondo lo screening. Professore Gaetano Tiene, un'altra cosa, sta a significare quindi che nel corpo umano c'è qualcosa, insomma, che è anche di carattere ereditario? Sì, il 30-40% delle morti improvvise sono legate a malattie trasmissibili dal punto di vista eredofamiliare, cioè in parole povere ci sono dei geni mutati che sono responsabili di disfunzioni prevalentemente elettriche del cuore, perché va saputo che la prestazione del cuore è elettromeccanica, cioè non è una questione soltanto di pompa, ma è anche questione di ordine elettrico, tant'è vero che questi soggetti qua non è che muoiono perché il cuore non ce la fa a pompare, muoiono perché vanno in cortocircuito elettrico. Si verifica un terremoto elettrico del cuore che determina l'arresto cardiaco e l'arresto della circolazione, che significa ovviamente meno sangue al cervello e quindi decesso. Questi soggetti con malattie eredofamiliari sono possono essere portatori di geni malati che si possono incredibilmente manifestare come con un arresto cardiaco, cioè la prima manifestazione è l'arresto cardiaco, è la fibrillazione ventricolare, non è che gli manca il respiro, non è che abbiano le gambe gonfie, non è che abbiano il dolore di petto, hanno una disfunzione elettrica. Allora, il segreto si manifesta improvvisamente, quindi, perché se non c'è nessun sintomo. Il segreto adesso, conosciute queste malattie, perché le grandi scoperte che sono state fatte dal nostro gruppo sono state quelle che dall'autopsia siamo passati ai geni, cioè l'identificazione dei geni malattia. Ecco, appunto, adesso la sfida è quello di individuare i portatori di questi geni malati ben prima che si verifichi l'arresto cardiaco. Ecco dove interviene la prevenzione. Infatti, proprio questo, se non ci sono manifestazioni così apparenti, no, che possono indurre ad una diagnosi di questo tipo, com'è che gli operatori, i medici, diciamo, questo caso, intervengono per prevenire, ecco, questo problema? Ecco, guardi, la prevenzione può essere di due tipi. Può essere primaria, intesa nel senso che si arriva prima che si verifichi la fibrillazione ventricolare, ma può anche essere secondaria, per cui quando il soggetto è in arresto cardiaco, se io arrivo prontamente con un defibrillatore riesco a resuscitarlo. Quindi sono due momenti diversi, cioè riuscire a individuare il paziente a rischio di fibrillazione ventricolare e intervenire con piccoli farmaci oppure con dei defibrillatori impiantabili, per cui quando dovesse verificarsi l'arresto scaricano e azzerano tutta l'attività elettrica e la rimettono a posto. Oppure se si verifica l'arresto cardiaco nel campo, come molti sono successi, vede il caso Morosini, ecco che se c'è il defibrillatore e la persona che lo sa usare fa una scarica elettrica dall'esterno e il paziente ritorna in piedi. Ecco, è un su questo tema, quest'ultima affermazione, l'uso del defibrillatore, ritorneremo fra poco. Adesso è già il momento di vedere Chiara. Il nostro prossimo servizio. Insieme? Certo, allora andiamo a Feltre, quindi in provincia di Belluno, vediamo gli allievi impegnati nel trofeo Gian Vittore De Bacco e poi gli juniores con il giro della vallata feltrina. Ascolta la tua passione. Trova i tuoi limiti e superali. Cuore, mente e anima non ti faranno mai fermare. Prendi un respiro e corri. Solo così scoprirai l'essenza del ciclismo. MS Tina.
troviamo a Rasai di Seren del Grappa in provincia di Belluno, nelle vicinanze di Feltre, per il 35esimo trofeo Gian Vittore De Bacco. Partenza, ritrovo e operazioni preliminari presso il Bar Africa a Rasai. 35esimo trofeo Gian Vittore De Bacco, messo in cantiere dal gruppo sportivo Fonzaso con il presidente Fermino Lira, il papà dell'ex tricolore esordienti Stefano Lira, titolo vinto l'anno scorso in quelle di Pieve di Soligo. Dopo un breve tratto di trasferimento, via ufficiale al chilometro zero per recarsi fino al circuito, un circuito di 6 km tra Arten, Fenadoro e Fonzaso che sarà da ripetere per 6 volte. Il finale poi sarà tutto interessante con il ritorno verso Seren del Grappa, i saliscendi che caratterizzano questa zona e poi la salita, la prima salita, quella che porta al Gran Premio della Montagna di Tommo, discesa, ritorno a Seren, Valle di Seren e arrivo a Piana della Cesa dopo 1600 metri dell'erta finale, quindi una gara con arrivo in salita a questo 35esimo trofeo Gian Vittore De Bacco. Un bel gruppo di corridori allievi si sono dati appuntamento proprio su queste strade del territorio feltrino, 134 gli iscritti, qualche corridore in meno alla partenza, ma come possiamo vedere dalla soggettiva che vi proponiamo, il gruppo è numerosissimo e sta viaggiando anche bene nella prima parte del percorso dove si stanno approssimando i corridori per cercare quei tentativi di sganciamento che possono portare poi magari uno fra i protagonisti sull'erta finale. Anche in questa circostanza staremo a vedere che cosa succede, intanto però il ritmo appare decisamente buono. Il 35esimo trofeo Gian Vittore De Bacco è valido pure per l'ottava medaglia d'oro alla memoria di Gioacchino Massaro, che era un giudice di gara. Gruppo allungatissimo su questo tratto in leggera salita che porta su fino a Fonzaso, un'andatura veramente sostenuta, quindi c'è bagarre fin dalle primissime battute e con il finale che andranno poi ad incontrare, la gara sarà sicuramente scoppiettante. Bella, bellissima questa manifestazione organizzata da Fermino Lira e il suo gruppo sportivo Fonzaso. Mentre cominciano gli attacchi, siamo ancora nel circuito. Con Stefano Di Benedetto, corridore della Bugliese, che prova? Ci provano sul tratto meno difficile i corridori per fiaccare le potenzialità di quei corridori che poi dovranno uscire nel finale. Si aggancia Di Benedetto anche Simone Bottega nel frattempo, corridore di sprint Vidore del Soligo, la Vallata. E alla spicciolata altri si riportano davanti come Loris Weber, atleta del gruppo sportivo Valle di Cembra. Sono tre intanto a giocarsi questa parte della corsa, ma non è finita perché per il gruppo sportivo Aurora rientra anche Jacopo Ramus e poco dopo il suo compagno di squadra Samuele Rivi. Sono cinque dunque adesso a condurre la competizione e si sta instaurando anche un buon rapporto di collaborazione. Però vediamo il gruppo laggiù in fondo. È soltanto 20 secondi di vantaggio di 5 battistrada, sicuramente il gruppo non vuole sorprese, vuole fare la corsa nelle finale e quindi va subito a ricompattare la situazione e si va nel frattempo a sprintare per il traguardo premio proprio all'entrata di Fonzaso, una situazione assai pericolosa. Questi due atleti sono andati a sprintare e per poco non succedeva il fattaccio con il corridore all'interno proprio contro il muro. Sono cose che non dovrebbero mai succedere. Ritorna il gruppo nel frattempo compatto e iniziano nuovamente gli scatti, una situazione quindi ancora tutta in movimento. Tra poco lasceremo questo circuito che misurava 6 km da ripetere per 6 volte e andremo verso il tratto più impegnativo. E difatti all'uscita del circuito c'è un altro attacco. Sprint Vidore del Soligo, la chiarissima la maglia di Matteo Mazzero che cerca la lungo, dunque nella seconda sezione della corsa è trevigiano di Pieve di Soligo questo atleta che viene però raggiunto, ci ha provato Mazzero, gruppo allungato come si può vedere da questo, su questo tratto del percorso, rimescolamento ancora, spazi però per lanciare nuovi fendenti. E qui adesso siamo in un tratto in salita che porta su verso Seren del Grappa, ritorneremo a Rasai e quindi andremo verso il primo Gran Premio della Montagna, quello di Tommo. E proprio prima dell'inizio della salita una coppia se la svigna, eccoli qua.
molto attiva e presente da Sprint Vidor, stavolta con Cristian Frezzo, un altro dei corridori trevigiani di Farra, con Andrea Bitotto, postumi 73, corridore riesino. Li vediamo qua appaiati con il ritmo che aumenta, buona la collaborazione, anche da questo punto di osservazione vediamo che hanno preso insomma un po' di margine sul gruppo che deve ancora svoltare su questo tornante. Però qui adesso la salita si fa più impegnativa, stiamo andando verso Tomo con Frezza davanti e con Bitotto, il gruppo però è là a pochissimi secondi dai due battistrada e quindi prima della fine, prima dell'arrivo sul Gran Premio della Montagna sicuramente la situazione andrà a cambiare perché dietro oramai sono là vicinissimi e i battistrada sentono il fiato degli inseguitori sul collo, una situazione quindi ancora esplosiva per questo 35 trofeo Gian Vettore De Bacco. Eccoci qua con il gruppo, con Nicola Conci, 13 vittorie stagionali per questo atleta, guardatelo un po', fa la differenza, lascia i compagni del gruppo, riprende prima Frezza, poi va a riprendere anche Bitotto e continua in questa sua bellissima azione. Arriva da Pergine Valsugana, questo corridore che veste la maglia dell'Unione Ciclistica Valle di Cembra, Nicola Conci, vola, sembra indomabile e poderosa la sua azione. Ci sono però ancora alcuni, anzi diversi chilometri prima della conclusione, quindi chi ha energie può tentare di recuperare, come ad esempio Dario Pascotto di Industriale Forniture Moro 3CF, corridore trevigiano di Casale, Puglielu, vincitore quest'anno in quattro occasioni, aggancia appunto Conci. E poi altri due atleti arrivano sulla testa della corsa, si tratta di Simone Zandomenighi e di Edoardo Faresin, il primo del Fuen Battistelli, il secondo del Velo Club Bassano, si forma così al comando un quartetto sulla discesa di Porcen che riporta giù i corridori verso Seren del Grappa. Ora il tratto più impegnativo, questo primo strappo che porta su nel centro abitato di Seren, dove nel pomeriggio ci sarà poi la gara, quella riservata alla categoria degli junior, vale a dire il giro delle vallate feltrine messo in cantiere dal Fuen Wienerberg e che vi faremo vedere nel prossimo servizio. Dicevamo, passaggio per il centro di Seren del Grappa, discesa in Valle di Seren per andare verso quel gran finale con arrivo a Pian della Cesa dopo 1600 metri di salita. E continua il quartetto che vediamo con Conci, e Pascotto, Faresin e Zandomenighi, abbiamo visto anche il gruppo che non accusava molto ritardo e quindi qualcuno anche proverà a recuperare il quartetto al comando che sembra disunirsi però in questo momento. Eh sì, è un passaggio un po' difficile nel centro abitato, c'è una strettoia, una discesa abbastanza ripida, però i quattro sono ancora là, però anche il gruppo come abbiamo detto è vicinissimo, una ventina, 25 secondi il vantaggio dei battistrada che ci devono dar dentro come fa Simone Zandomenighi, come fa Nicola Conci che sta dandosi un gran da fare per portare avanti questa azione a 4. Da dietro nel frattempo dal gruppo esce il corridore, vale a dire Ivan Campi dell'Aurora, un altro trentino, e va a riportarsi sulla testa, quindi sono 5 gli uomini che tra poco andranno ad affrontare l'erta finale che porterà a Pian della Cesa. Quanto mai scoppiettante quindi l'ultimo tratto di questo percorso che come abbiamo detto prevede la salita nell'ultima parte, mentre guardando dietro non riusciamo a vedere il gruppo e adesso si prova, vedremo se ci saranno gli scatti. E gli scatti ci sono subito, all'inizio della salita si porta in testa Nicola Conci ed eccolo qua che fa la differenza e nessuno riesce a tenergli la ruota e Nicola Conci va a vola verso il 35esimo trofeo Gian Vittore Di Bacco, da dietro prova inizialmente Dario Pascotto a tenere il ritmo dello scatenato corridore trentino, niente da fare però, si rialza sui pedali, accelera ancora Nicola Conci e va verso la 14esima vittoria stagionale. Grande azione dunque, poderosa azione per il corridore dell'Unione Ciclistica Valle di Cembra che è corridore allievo alla seconda stagione, lui è classe 97, nato nel 97, quindi salto di categoria per il prossimo anno e per quanto riguarda questa sua permanenza nella categoria allievi ha fatto evidenziare proprio in quest'ultima stagione un gran palmarès con ricchissimo di vittorie e anche numerosi piazzamenti. La soggettiva rimane su di lui.
Nicola Conci, verso il traguardo dove tutto è pronto per l'apoteosi del corridore dell'Unione Ciclistica Valle di Cembra. Nicola Conci dunque che vince la media di 42.404, il secondo posto per Edoardo Francesco Faresin, Veloce Club Bassano, al terzo posto Mattia Baldo, Unione Ciclistica Aurora, poi a seguire Dario Pascotto di Industriale Forniture Moro, conclude in quinta posizione Mattia Pellizzer del Postumia 73 di Oliviero, poi Butò della Ciclistica Buiese, Campi di Unione Sportiva Aurora, Biasion del Veloce Club Bassano, Gian Domenichi, Foen Battistelle, al decimo posto Daniel Smarzaro, Veloce Club Borgo. 14 vittorie stagionali da buon Trentino, quanto pensi alla Coppa d'Oro? Ci penso tanto, però so che è un obiettivo difficile, quindi vada come vada, io sono comunque contentissimo di questa stagione e niente, io darò tutto, poi prenderemo quello che verrà. Allora, c'è sempre qualcuno che riesce a mettere la ruota davanti alla tua? Sì, anche oggi sono arrivato secondo, però... Era Conci però? Sì, ne ha vinte 14 quest'anno, quindi non sono neanche arrivato a tanto da lui e... Ormai è andata così. Sì, io ringrazio tutte le società che hanno partecipato a questa manifestazione, penso che siamo stati in grado di organizzarla perfettamente, è andato tutto nel migliore dei modi, degno il vincitore, però degni anche tutti gli altri concorrenti che sono arrivati molto molto bene, compresi i nostri bellunesi che sono arrivati qualcuno nelle prime posizioni, Zan Domenichi, Bond e qualche altro, Zanin e così via. Grazie a tutti quanti, io spero di aver svolto il mio lavoro nel miglior modo possibile, mi sembra che tutto è andato nel migliore dei modi e ringrazio tutti i miei collaboratori, tutti quanti i tecnici, tutti quanti il consiglio del GS Fonzaso e spero che anche i partecipanti, la direzione corsa ha fatto di tutto per rendere sicura questa gara e mi sembra che sia andato tutto dal verso giusto. Io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto del gruppo sportivo Fonzaso. Terminata la gara degli allievi che si è appena conclusa a Piana della Cesa, eccoci di nuovo con il ciclismo a Seren del Grappa, questa volta con il 24esimo giro della vallata feltrina organizzato dall'Unione Ciclistica Foen Battistelle con Alfonso Scopelle, con la collaborazione del comune di Seren del Grappa e con il contributo del consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano delle Piave appartenenti alla provincia di Belluno. Corridori juniores dunque che si stanno schierando agli ordini di Bernardo Vidori, direttore di organizzazione, assieme a Fermino Lira, si stanno schierando e stanno muovendo dalla piazza di Seren del Grappa per un breve tratto di trasferimento fino al chilometro zero, dove ci sarà il via ufficiale di questa manifestazione sulla distanza complessiva di 109 km. Un tracciato vallonato, non particolarmente difficile, non ci sono delle grossissime salite, però è tutto un mangia e bevi. Saranno tre giri di 33 km e poi un ultimo giro finale di 10 km con il Gran Premio della Montagna di Tommo prima della conclusione. Il sindaco di Seren del Grappa abbassa la bandierina rossa e fa muovere questa manifestazione che nel corso della prima tornata dei primi 33 km non propone azioni importanti e azioni di rilievo. Il gruppo sta ancora assaggiando il terreno, si stanno preparando le tattiche per la fase centrale e per la fase conclusiva, quella dove si decide sempre questa corsa, questo giro della vallata feltrina, oramai un classico per la categoria degli junior. Abbiamo visto nelle immagini precedenti il lungo serpentone forte di 148 corridori che danno vita a questo appuntamento. Intanto ci sono già nell'aria tentativi di sganciamento, ci provano fin da subito ad allungare, a creare quindi situazioni da lungo e d'attacco. Vedremo se anche in questa prova metteranno alla frusta gli scalatori. Intanto si forma un gruppetto di 20 corridori al comando. Gruppetto di 20 corridori che guadagna un minuto sul resto della compagnia e da questo plotoncino, da questo gruppo di 20 corridori schizza via Giacomo Ziglio, il corridore della Villa d'Ose, Angelo Gomme.
Vicentino di Cassola, questo corridore che ha ripreso appieno l'attività da poco tempo e già si è messo in evidenza, insomma, nelle prove che ha disputato sino a quest'oggi, proponendosi nelle varie azioni da lungo e d'attacco. Intanto vediamo ancora, è sempre lui, Giacomo Zilio, che conduce l'azione. Ci sono però tanti chilometri da percorrere e non sono chilometri facili. Protagonista anche nella gara nazionale di Loria, Giacomo Zilio sta ora passando sul tratto che conduce al traguardo di Seren del Grappa. Si passerà l'arrivo in senso contrario perché poi nell'ultimo giro ci sarà un giro di boa per ritornare quindi per la conclusione. Ecco qua il passaggio, secondo passaggio sul traguardo di Seren per l'attaccante Giacomo Zilio Villadose Angelo Gomme, che aveva guadagnato fino a 55 secondi di vantaggio, però poi sulla salita che porta su verso Porracen viene ripreso e subito ci sono dei controscatti. Con Matteo Dalla Gassa, Pressix, P3 Mitosport, corridore vicentino di Marostica, che allunga dopo aver agganciato Giacomo Zilio. Da dietro rinviene anche Michele Dalla Betta, Sell Italia Ati, per la formazione di questo corridore trevigiano di Pieve di Soligo. Coppia alla comando dunque, con Dalla Gassa e Dalla Betta. Coppia al comando però per qualche chilometro soltanto, perché da dietro il gruppo si mette subito in caccia e va a chiudere anche su questo tentativo sul falso piano che da Porcen porta a Tomo. Ecco qua la lunga fila del plotone allungatissimo in questo frangente, ci sono ancora scatti, ci sono ancora tentativi, è una corsa frenetica, è un continuo batti e ribatti su questi sali sendisi che si sta facendo veramente duro questo 24esimo giro della vallata Feletrina, e da questi scatti, da queste azioni nasce anche un altro tentativo. Infatti era entrato Stefano Gandin, il trevigiano di Mareno in Forza Industriale Forniture Moro 3CF, si porta appresso Francesco Pilicano delle Caneva, arriva da Palermo, vittorioso anche in questa stagione, poi Federico Manzana della Rinascita Ormelle, trevigiano di Povegliano, e Stefano Trolese delle Postumia 73, un padovano di Carmignano. Eccoli qua che nel frattempo però questa azione dopo 5-6 chilometri si va ad esaurire, il gruppo ritorna compatto, un plotone sempre attento, un plotone che non vuole lasciare spazio, si andrà a giocarsi tutto sul giro finale, quello con la salita davvero impegnativa che porterà su a Tomo, non la salita che hanno fatto gli esordienti, ma si salirà da un altro versante. Situazione quindi che evolve continuamente chilometro dopo chilometro, con vari tentativi di sganciamento, una corsa viva, palpitante, ricca di colpi di scena, c'è nell'aria ancora tentativo di attacco. Qualche tentativo di attacco, qualche approccio, ma comunque il gruppo momentaneamente rimane a ranghi compatti. Giro della vallata Feletrina, valevole anche per il trofeo DBS, tipo litografia editoria, e per il Memorial Fabrizio Scopel. Eccoci qua ancora con le immagini sulla testa della corsa in un momento di pausa, ma tra poco cominceranno da nuovo gli scatti. Eccoci qua. Ed è Fabio Parolin, un altro dei corridori della Pressix P3 Mitosport, padovano di Cittadella, lui corre con la formazione che adesso è affiliata nella provincia di Vicenza, già un suo compagno di squadra aveva provato in precedenza, Dalla Gassa per l'appunto, e adesso Fabio Parolin all'attacco. Rientrano, ecco qua un quartetto che sta rientrando, è condotto come si può vedere da Lorenzo Canciane di Industriale Forniture Moro, con Giacomo Tomino di Valle di None, Simone Zambon della Rinascita Ormelle e Davide De Marco di San Vendemiano Team CF. E quindi 5 ore a condurre sull'azione iniziata appunto dalla Parolina e corridore della Pressix. Andiamo verso il suono della campana, siamo nelle vicinanze di Pedavena, ancora a qualche chilometro prima di ritornare a Seren delle Grappa, dove si andrà ad affrontare lo strappo che porta su fino all'arrivo e dove comincerà l'ultima tornata di 10 chilometri con il Gran Premio della Montagna sul Tomo.
quindi una situazione però ancora tutta da vedere, perché gli spazi sono veramente molto brevi e difatti da dietro rientrano altri 5 atleti sulla testa della corsa. Si tratta di Gianluca Forcolin, Sali Italia, Ati, con lui anche Francesco Locatelli di Almeno Orota, poi Alessio Barattini della Rinascita Ormelle, Alessio Fornoni della Cremonese, Yuri Pessotto ancora per la Rinascita Ormelle. E mentre questi rientrano da dietro, Yuri Pessotto ha appena raggiunto la testa, tira dritto e se ne va tutto solo. Forte di 5 vittorie stagionali, il corridore trevigiano di Codogné in forza alla Rinascita Ormelle prova l'azione, anche lui dalla breve distanza, però come abbiamo già detto più volte non è un percorso semplice questo, insomma la strada presenta situazioni e asperità prima della conclusione, da solo al comando Pessotto, vedremo quale sarà la risoluzione però. Eccoci qua con l'atleta della Rinascita Ormelle, tra poco il passaggio al suono della campana, mancheranno a quel punto 10 km alla conclusione del 24esimo giro della Vallata Feltrina, trofeo DBS Memorial Francesco Scopel, messo in cantiere da Alfonso Scopel, che dopo la gara per allievi proprio in quel di Foen di Feltre si è riproposto con questa bella manifestazione organizzata proprio con tutti i dettagli curati nei minimi termini. Pessotto ancora sui pedali, ultimo sforzo sullo strappo che porta fin sotto l'arrivo dove suonerà la campana e dove inizieranno, come già detto, gli ultimi 10 km di questa bella manifestazione. Tanta fatica ancora quindi per passare appunto al suono della campagna, concentrato, rilancia l'azione Yuri Pessotto, il corridore della Rinascita Ormelle, e ha sulla gamba la potenza per poter scandire questo ritmo, il gruppo da dietro si organizza, o per meglio dire alcuni dal gruppo si stanno organizzando, mentre Yuri Pessotto passa, eccolo qua. Questa è la linea del traguardo sulla quale i corridori arriveranno in senso opposto per il finale, con Yuri Pessotto ancora solo davanti a tutti. 25 secondi il vantaggio del corridore della Rinascita Ormelle, che ora in questo tratto di respiro cerca di rilanciare il ritmo, ma non appena la strada ritorna a salire, eccoci qua con il gruppo pronto a rintuzzare anche questa bella azione. Bravo comunque Yuri Pessotto all'aria da solo per una 15ina di chilometri, bella l'azione dell'atleta della Rinascita Ormelle. Termina qui l'attacco appunto di Pessotto e vediamo lì davanti Daniele Beghetto, corridore del Giorgione Padovano di Tombolo. Sullo slancio del rientro si porta solo al comando qualche centinaio di metri per il corridore del Giorgione. Abbiamo visto dall'inquadratura precedente che il gruppo è lì vicinissimo e quindi alla spicciolata ci sarà senz'altro la possibilità per alcuni di tentare il riaggancio. I primi sono Federico Sartore, Sali Italia, Ati, con Filippo Rocchetti di Porto Sant'Elpidio, quindi una coppia che si va ad agganciare a Daniele Beghetto, raggiunto in questo momento. E qui siamo sulla salita di Tomo, si va su a forte andatura, è l'ultima fatica della giornata, poi ci sarà ancora lo strappo che conduce all'arrivo di Seren del Grappa, ma molto probabilmente a quel punto le cose saranno abbastanza chiare. Continua Federico Sartor nella sua azione con Rocchetti e con Beghetto in terza battuta, ma da dietro attenzione, in fondo un corridore dell'Unione Ciclistica Mogliano 85 si sta avvicinando e difatti è Matteo Fabbro che non appena raggiunto i tre scatta nuovamente e rimane da solo verso il culmine della salita, cambia rapporto, si alza sui pedali Matteo Fabbro, Mogliano 85, bando team, e va a guadagnare subito una decina di secondi sul resto della compagnia, che è rimasta un po' sorpresa da questo bell'attacco del corridore friulano. Arriva da Codroipo, quindi dalla provincia di Udine, con Mogliano 85 e Bado Team, questa associazione è nata nella stagione corrente a proporre un gruppo quindi più corposo e più mirato, ecco, ai risultati prestigiosi. Propone adesso al comando appunto Matteo Fabbro, che si invola con un ottimo ritmo verso il finale.
Discesa da Porcen verso Rasai, 35 secondi a 2 km dalla conclusione, quindi oramai sembra quasi fatta per il corridore del Mogliano 85 Bando Team, mentre il Radio Corsa in formazione con Mario Casa e Augusto Pizzolato annuncia che alle spalle è uscito da solo Daniele Beghetto del Giorgione, però non riuscirà più a riagganciare il battistrada. E infatti sul traguardo Matteo Fabbro, Mogliano 85 Bando Team, che vince la prova facendosi il segno del Cristiano. Vittoria dunque per Matteo Fabbro. Secondo posto a 35 secondi Daniele Beghetto del Giorgione, subito dietro Alessandro Fedeli di Ausonia Pescantina. Poi lo sprint sul gruppetto degli inseguitori con Federico Sartore che precede Bottura, Rocchetti, De Rossi, Corbetta, Dalla Gassa e Valichi, che termina al decimo posto. 110 km, la media 38,022. La botta proprio al momento giusto, però poi difendere quell'esiguo margine di vantaggio non è stato facile. No, non è stato facile per niente, anche perché mancavano 5 km, la gamba sul finale era un po' stanca, ma ho dato tutto fino alla fine, fino sulla riga, e ce l'ho fatta. È stata una corsa tirata, questa tua prima vittoria, quindi è stata una vittoria più che meritata. Sì, la cercavo da tantissimo tempo, da una vita praticamente, sono felicissimo che sia arrivata nel momento giusto, insomma. Hai una dedica da fare particolare? Al mio allenatore Stefano Bandolin, che ha molta pazienza con me, e a tutta la mia famiglia, a tutti gli sponsor, tutti quelli che vogliono bene alla squadra, insomma, anche. Una corsa che cresce anno dopo anno, una manifestazione che sta diventando importantissima, Alfonso. Beh sì, se lo dici tu io ci credo, però credo che la realtà di oggi sia che veramente questa manifestazione è tanto sentita. Abbiamo avuto anche degli applausi da gente che probabilmente di ciclismo ne capisce. Peccato forse che il ciclismo sia un po' lasciato così male. Mi spiego un attimo meglio. Abbiamo dei ragazzi che continuano, che corrono e poi alla fine non sanno mai che fine fanno. Io credo che dovrebbero essere un po' più tutelati, perché sono ragazzi giovani, il futuro di questi ragazzi è il nostro futuro. Riprendiamo ancora dallo studio di teleciclismo con i nostri ospiti, con un tema estremamente importante, con la professoressa Cristina Basso. Quanto è importante, professoressa, la diffusione delle conoscenze e nello specifico come avviene tutto ciò? Sì, allora è importantissima la diffusione delle conoscenze, perché è chiaro che è facile parlare tra di noi esperti dei progressi delle nostre ricerche, degli avanzamenti, dei nuovi metodi di screening, però è soprattutto importante sensibilizzare il mondo esterno e soprattutto quelli che possono essere i fruitori delle nostre conoscenze. Quindi formazione del personale medico, che deve essere in prima linea nello screening di questi sportivi, medici dello sport, cardiologi dello sport, ma anche e soprattutto giovani che vanno a fare attività sportiva, perché spesso poi si parla solo dell'attività agonistica, ma c'è un grande gruppo di persone di età giovanile che fa attività sportiva anche a livello ovviamente amatoriale, nelle palestre, quindi tutti devono essere consapevoli che essere sicuri che il proprio cuore sta bene prima di fare attività sportiva è già di per sé un salvavita. Quindi noi stiamo cercando di portare avanti parallelamente ai nostri studi anche una sensibilizzazione all'esterno. Siamo stati anche richiesti da scuole, da licei, vari istituti scolastici. Siamo solo all'inizio, però sicuramente è una cosa da fare sia per la diffusione delle nostre conoscenze in termini di malattie cardiovascolari a rischio, sia per la diffusione di quelli che possono essere i metodi per intervenire precocemente se succedono questi eventi. Quindi è importante sicuramente sensibilizzare tutti, anche i non medici, a questi progressi delle conoscenze in campo di morte improvvisa giovanile. Ecco, noi stasera, professore Tieni, abbiamo parlato di questa patologia, la morte improvvisa, che colpisce gli atleti, ma la generalità della gente può incorrere in questo grave problema? Beh,
avviene, nell'età fra 1 e 35 anni colpisce 1 su 100.000 giovani all'anno, 1 su 100.000 che giovani non praticano sport. Che non praticano sport. Se si pratica sport, questo triplica, per cui si hanno 3 morti su 100.000 anno in questa fascia di età. Noi abbiamo uno slogan che a me piacerebbe qui ripetere, che è: lo sport fa bene, ma attenti al cuore. Cioè, ci vuole sicurezza nel praticare lo sport e la prima cosa da considerare è la funzione del proprio cuore. Se un cuore che è, dal punto di vista meccanico, ma soprattutto dal punto di vista elettrico, regolare. Se non esistono invece delle fragilità che sono a rischio proprio durante lo sforzo. Ecco, Roldano, stavi chiedendo prima ai nostri ospiti con quale incidenza, no, si verifica la cosa nello sportivo. No, si parlava col professore che lo sport fa bene, però a volte facendo lo sport rischi di morire prima di uno che non fa sport. Esatto. Con questa patologia. Esatto. Quindi prima di iniziare a fare sport bisogna controllare se noi siamo idonei per quel tipo di sport. È proprio questo. Perché se uno è affetto da queste patologie cardiovascolari, magari uno sport che mette sotto sforzo il cuore pone più a rischio ovviamente questa persona che è fragile. È così? Certo. Di tutti i controlli che si fanno per avere l'idoneità allo sport, quello che è più importante è il controllo cardiologico, perché è lì che sei a rischio eventualmente di, come dire, di morire anticipatamente, prematuramente. Cioè lo sport, per carità, tu puoi avere anche dei problemi ortopedici, dei problemi di vista, dei problemi di udito, puoi avere qualche altro. Ma non rischi la vita. Ma non rischi la vita. Qui c'è veramente il rischio di dire. Praticamente questo controllo è uno fra gli ultimi arrivati, 20-30 anni? Sì, è dall'80-82, come si era detto precedentemente, che è stata introdotta la legge e l'obbligo di legge. Adesso, tra l'altro, c'è una novità, che con un decreto Balduzzi, che è stato pubblicato proprio oggi, mi pare, o ieri, obbliga l'esame e la idoneità cardiovascolare anche per gli sport non agonistici, semplicemente amatoriali. E questa è una, in parole povere, e tutto si basa principalmente sull'elettrocardiogramma. Cioè l'elettrocardiogramma, che guarda caso è lo strumento che controlla l'attività elettrica del cuore, è un'indagine chiave per identificare malattie occulte. Tra poco torneremo ancora sull'uso del defibrillatore di cui parlava il professore poc'anzi, proprio per capire quanto è importante intervenire rapidamente e come intervenire su un soggetto colpito da questo problema. Chiara, che cosa vediamo? Adesso però è già tempo dei nostri prossimi servizi, vediamo la categoria Under 23, prima a Cenenda di Vittorio Veneto con il circuito dell'Assunta e poi Esco Migo, sempre in provincia di Treviso, con il Gran Premio Sanson. Gaerne, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Crono, la scarpa per ciclismo del team Radio Shack Leopard Trek, con Fabien Cancellara e Andy Schleck. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Tradizionale appuntamento a Cenneda, quartiere storico di Vittorio Veneto e residenza vescovile, con i corridori Under 23 che scendono in gara nella 52esima edizione del circuito dell'Assunta, che oramai da qualche anno viene allestita dall'entusiasmo di Giacomo Salvador, presidente della cicloturistica Vittorio Veneto, il sodalizio dove è tesserato anche il 5 volte iridato di ciclocross Renato Longo. E a proposito di ciclocross, Vittorio Veneto, sempre con questa organizzazione, ha ospitato a gennaio i campionati italiani di questa specialità e, sempre restando in tema di fuoristrada invernale, Giacomo Salvador per la prossima stagione del fango non è più il responsabile e coordinatore del trofeo Triveneto, che per tanti anni ha sostenuto con forza e dedizione assoluta. Partono in 61 in palio la medaglia d'oro alla memoria di Dino De Bastiani e quella dell'impresa Maset, oltre al trofeo Giuseppe Tonon. Il circuito è quello classico, 50 giri, 2 km a tornata, una kermesse veloce ma non facile, percorso filante per metà e poi un finale tutto in tiro con la strada che sale sempre leggermente.
Dopo il via dato dal sindaco Gian Antonio Da Re con Longo e Salvador, alcuni giri di assestamento per scaldare i muscoli. Poi la prima azione importante con Simone Andretta in procinto di vestire la maglia azzurra alla Tour de l'Avenir in Francia e Federico Marchiori di ritorno dal Canada, dove era approdato nella primavera scorsa e dove, partecipando a diverse corse, ha pure ottenuto qualche soddisfazione. La coppia Andretta, Zalfe e Marchiori della team HR Block gira per alcune tornate guadagnando una ventina di secondi. Dietro però non si molla e a colmare questo divario ci pensano Mattia Fraporti della Trevigiani Dynamo Bottoli e Davide Bardelloni della Zalfero Mobile Desiree Fiora, che usciti dal gruppo vanno ad accodarsi ai due battistrada. Quattro uomini dunque quando siamo a metà gara: Bardelloni e Andretta della Zalf, Fraporti della Trevigiani e Marchiori dell'HR Block. Un'azione che potrebbe decollare con lo squadrone castellano a gestire le operazioni in gruppo e i due uomini davanti, il vantaggio potrebbe salire, anche perché da dietro arrivano altri rinforzi. E tra questi ancora un altro uomo targato Zalf, cosicché con l'arrivo di Simone Viero diventano tre i corridori di Luciano Rui davanti. Con Viero rientrano anche Alessandro Dovigo della Ciberteam con il compagno di squadra Mattia Ferraro, poi Patrick Fellet della Gaia Plast Bibanese e Alessio Gnan della Marchiol Emisfero Site. Diventano così nove i battistrada. Ripiloghiamo i loro nomi: Ferraro, Dovigo, Andretta, Viero, Bardelloni, Felette, Frapporti, Gnan e Marchiori. Mentre vediamo anche Don Bruno, 90 anni e tanta passione per il ciclismo. Don Bruno da tantissimi anni sostiene il circuito dell'Assunta ed ora ha trovato in Giacomo Salvador la figura giusta per continuare ad allestire nonostante qualche difficoltà economica. 25-30 secondi per il drappello che comanda questo 52esimo circuito dell'Assunta, medaglia d'oro Dino De Bastiani, personaggio carismatico del ciclismo vittoriese e non solo ai tempi della gloriosa Unione Ciclistica Vittorio Veneto. Potrebbe essere questa l'azione decisiva che eviterebbe il classico arrivo a ranghi compatti, conclusione che a Ceneda è quasi un programma prestabilito. Dietro però il gruppo si mette in caccia, a tirare è Andrea Cordioli e gli uomini della General Storm Drago, che credono nel loro compagno di squadra, veloce Alessandro Fornara. E così il tentativo dei nove nel giro di qualche tornata va a naufragare. Ma questa 52esima edizione del circuito dell'Assunta, partita con tanto agonismo, continua ad essere scoppiettante, non c'è un attimo di pausa e così appena ripresi i nove se ne vanno in 15. A condurre Flavio Tasca e Diego Bevilacqua per il Ciber Team, Nicola Giacometti per la Termopiave Meccanica 2P, Alfonso Gualtieri e Nicola Toffali per la General Store, Cristian Raileanu della Gaia Plast Bibanese, Matteo Zambon della Marchiol Emisfero Site, Giovanni Longo e Riccardo Micheletto della Sel Italia Atti, Mattia Mosole, Stefano Perago e Couruchet della Trevigiani Dynamo a Bottoli ed infine un terzetto anche per la Zalf con Gianluca Milani, Gianni Moscon e Davide Bardelloni. Questa è l'azione buona, la fuga che evita il sempre difficile volatone generale, difficile per via di quella curva con strettoia che si incontra a 200 metri dal traguardo, un punto sempre cruciale. Praticamente a Ceneda la volata si fa prima dei 200 per uscire davanti in curva, poi al 90% chi è segno testa va dritto verso il successo. Il gruppo cerca disperatamente di chiudere sul massiccio attacco dei 15, ma oramai con 30 secondi di vantaggio e pochissimi chilometri a disposizione l'impresa diventa ardua, per non dire quasi impossibile. Un pronostico per la conclusione: Milani per la Zalf, Perego per la Trevigiani, anche Bevilacqua è veloce e Giovanni Longo se l'Italia Ati, che sta attraversando un buon momento di forma e allo sprint non è fermo. Tutto però dipende dalle posizioni dell'ultima curva, non c'è verso, quello è il punto dove si vince il circuito dell'Assunta. E ci siamo, Corusel lancia Perego, affiancato da Longo, Milani rende qualche metro in curva e come previsto Longo, uscendo davanti a tutti, tira dritto e va a cogliere per lui e per la Sel Italia Ati la prima vittoria stagionale. Ordine d'arrivo: Longo, Milani, Moscon, Bevilacqua, Perego, Toffali, Raileanu, Gualtieri, Giacometti e Zambon. La media 47 e 500.
Come al solito, l'ultima curva un po' di casino, e c'è stata una sbandata, un uomo da Trevigiani, lì ho perso 2 metri e lì sono arrivato. Peccato, perché i miei compagni avevano dato fiducia davanti. E infatti fra i battistrada eri il più veloce. Più veloce, me la giocavo, tutto stava in quella curva. Se non c'era quella sbandata probabilmente vincevo, però dai. Beh, ma fatto sta che sentivo la gamba buona fin dall'inizio della corsa, ho avvertito i miei compagni di questa cosa e si sono messi a mia disposizione. Devo ringraziare soprattutto Riccardo Micheletto, che ha fatto un lavoro egregio, e tutto qua. Eravate in 15 negli ultimi giri, hai fatto qualche pensierino, visto che già terzo sei arrivato l'altro giorno, oggi di salire magari un gradino più su? Sì, diciamo che mi sono chiuso la maglia prima di fare la volata. Sì, devo ringraziare ancora Don Bruno Fava, che ogni anno ci dà una mano, il parroco qua in pensione di Ceneda. Poi devo ringraziare tutti gli sponsor che come ogni anno ci sono sempre vicini, anche qui vicino a noi il sindaco, che quando può ci dà una mano, perché in momenti di difficoltà anche il comune sta soffrendo. Però anche quest'anno siamo riusciti noi, piccola società, a organizzare una gara che alla fine è venuta fuori una gara battagliata. Ah, è una tradizione questa gara che avviene il 15 di agosto, quindi in piene vacanze, però è stata una bella gara battagliata. Devo ringraziare la cicloturistica che ha organizzato assieme chiaramente al parroco di Ceneda, sempre un grandissimo estimatore del ciclismo, e a tutti quei volontari che continuano a sostenere il ciclismo con le gare, perché il momento è duro, difficile, però si continua sempre nella tradizione. Immagini da Ascomigo, dove sta per prendere via la 13ª edizione del Gran Premio Sanson, il Gran Premio Città di Conegliano, organizza il gruppo sportivo Sanson. Qui con noi il presidente Ivano Azzalini, ha portato un ospite d'onore, Francesco Toffoli, neocampione italiano della velocità olimpica, allievi del secondo anno. Ivano, anche quest'anno siamo arrivati a pochi minuti dalla partenza. Beh, noi siamo pronti, grazie all'organizzazione qua dei collaboratori che ci hanno dato una mano, e siamo ben lieti di partire. Questa gara è una gara importante, per noi è il fiore d'occhiello di Conegliano, per questo si chiama Trofeo Città di Conegliano, e abbiamo anche dei ospiti, naturalmente Francesco Toffoli, che io l'ho visto crescere dalle giovanili. Scusa se interrompo, tu l'hai visto crescere perché eri un dilettante, un buon dilettante, da quando hai smesso direttore sportivo sei sempre rimasto nell'ambiente, quindi conosci tutto. Per quanto riguarda il ciclismo, io innanzitutto questa gara, diciamo che l'ho fatto il battesimo, perché i primi 3 anni li ho corsi qua in questa manifestazione di Ascomigo. Dunque adesso essere presidente per me è un onore, e mi fa piacere di essere qua con un gruppo sportivo Sanso. Naturalmente grazie ad Andrea Barro, che ha lasciato una corsa veramente bella e efficace. E niente, volevo solo dare un omaggio a Francesco Toffoli, perché insomma se lo merita, insomma. Questo è un omaggio da parte della società e da parte di tutti noi. Ecco qua. Per quanto riguarda la gara di oggi, un occhio di riguardo per qualche squadra, magari con i colori che già hai corso? Vabbè, qua c'è poco da dire, qua se la giocano la Zalfi, la Trevigiani, non so chi sarà il terzo incomodo, però ecco, io vorrei che vincesse uno qua di noi, perché anche qua ci sono degli atleti che dove ho seguito di tanti anni, come Andretta, e poi c'è Toffoli, poi c'è Fellet, sono tutti corridori che sono passati, che ho accompagnato nelle varie categorie, insomma vorrei piacere che uno di loro arrivasse davanti. E comunque ricordo anche che questo è un campionato provinciale, che ci tengo tanto, perché per me è una cosa bella sì premiare il campione provinciale, sia Under 23 e Elite, è un gran regalo da parte del comitato provinciale di Treviso del signor Ivano Corbanese. Francesco, ancora 2 anni da junior, se poi ti troveremo alla partenza qui. Sì, spero di fare anche questa grande corsa. C'è già mio fratello qua che corre oggi, spero che faccia una bella gara, e spero anch'io di fare questa grandissima corsa. È un percorso per te questo? Non è un percorso per me, perché io sono abbastanza velocista, però spero quando la farò di tenere. Patron Andrea Barro, dicevo prima con Azzalini, pochi minuti e si riparte.
Sì, con sacrificio, ma siamo riusciti anche quest'anno a organizzare questa manifestazione, ci teniamo tanto. Azzellini è stato veramente bravo perché si è dato da fare. Hai passato il testimone. Sì, su mani sicure. Io ci ho dato una mano, però sono convinto che sia veramente in gamba sto ragazzo. Sfilata di giovani campioni oggi qui a Scomigo, è arrivata anche Francesca Cauzza, azzurra, strada, ciclocross, e chi più ne ha più ne metta. Francesca, allora, una stagione intensa questa. Sì, per adesso non posso assolutamente lamentarmi, è stata una stagione fantastica, però non è finita qui e bisogna continuare a chiudere i denti e migliorarsi e continuare così perché la stagione non è finita. Partita intanto la corsa, questo 13° trofeo Città di Conegliano, valevole anche quale prova del campionato provinciale per elite per under 23 e settima prova del prestigio d'oro Fiera del Riso. La prossima prova di questa challenge si correrà a Vigonza con il 30° Gran Premio Città di Vigonza il 24 di agosto. Organizza la gara, come già detto, il gruppo sportivo Gelati Samson con il presidente Ivano Azzalini e con l'inossidabile Andrea Barro sempre presente in cabina di regia a giostrare tutto lo staff organizzativo di questa corsa. Corsa dura quella di Scomigo, che si svolge su di un tracciato di 8.500 metri da ripetersi per 16 volte per complessivi 136 km. Si sono presentati 109 corridori alla partenza di questa competizione. Siamo già nel vivo della corsa con un attacco portato da Gianluca Leonardi, Gianni Moscone, Andrei Nechita ed Enrico Salvador, tutti e quattro di Zalfe Desire Fiorre. Poi Alessio Gnan, Andrea Vacchere e Matteo Zambon del team Marchiol, Alessandro Dovigo di Seibertin, Alban di Ciclismo 2000, sono questi che attaccano. Poi su di loro, ecco qua, che piombano veloci dalle retrovie, Giorgio Cecchinelli del team Delio Galina, Michele Simoni di General Store e Simone Andretta della Zalfe. Sono dunque in 12 a comandare queste prime battute del 13° trofeo Città di Conegliano. 12 atleti, però è una situazione che si evolve tornata dopo tornata, il gruppo è lì, è vicinissimo, rincorre, ci sono ancora scatti, è un continuo cambiamento di situazione su questi saliscendi che caratterizzano il circuito. Non sono salite importanti, però alla fine la gara diventerà molto selettiva. C'è anche Daniele Cavasini là davanti, dopo un ulteriore rimescolamento rimane anche Simone Andretta nelle primissime posizioni con Andrei Nechita, un altro dei corridori della Zalfe. C'è Andrea Vacchere, c'è Matteo Zambon ancora del Marchiol, Luca Braidot del gruppo sportivo Forestale, Giovanni Longo di Sell Italia e lo stesso Gianluca Leonardi, che vedremo fra poco pilotare un gruppo che si porterà al rientro assieme a Tognatti e Giacobazzi. Eccoci qua con questo plotoncino, tra i quali anche Giovanni Longo, Salitalia Ati, il vincitore del circuito dell'Assunta proprio un 48 ore prima, quindi un atleta che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Infatti ecco qua rientra Gianluca Leonardi con il compagno di squadra Andrea Tognatti e Roberto Giacobazzi di General Store. Si infoltisce quindi il drappello al comando, ma non è finita, in quanto la corsa è viva, palpitante, propone ad ogni piesso spinto, e passatemi il termine, situazioni nuove con tentativi di rientro dopo il passaggio sul Monte Nero per l'ennesima volta, ancora fasi quanto mai interessanti. È perché il circuito di Scomigo è un circuito che si presta proprio a queste caratteristiche, il gruppo non molla mai, è sempre là una ventina di secondi, così che le situazioni cambiano ripentinamente, basta uno scatto in salita per riportarsi nuovamente sulla testa e chiudere, come in questo momento vediamo Cecchinelle assieme a Scartezzini che si stanno riportando sulla testa della corsa. Cecchinelle, corridore di Delio Galina, Scartezzini, Trevigiani, Dynamo e Bottoli, anche tre vittorie per Michele Scartezzini, quindi gruppo al comando che si infoltisce ancora, però il ritmo è incessante, non tutti riescono a sostenere un carico di lavoro così pesante su un percorso, come abbiamo detto, che non concede mai un attimo di respiro. Ed è la Zalfe dietro che sta conducendo il gruppo con Leonardo Basso e c'è anche il campione d'Italia Andrea Zordan, che era stato omaggiato alla partenza da Andrea Barro.
un gruppo che rimane sempre là con un ritardo che si aggira tra i 40 e i 50 secondi, quindi una situazione che non diventa mai definitiva. Gli atleti al comando sono sempre in odore di riaggancio. Vediamo nell'inquadratura anche il corridore della Zalfer Umobile Fior, e vale a dire Andrea Toniatti, e poi sulla sua ruota tutti gli altri con Zambon, con Braidot e via via tutto il protoncino che sta guidando questa bella manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Gelati Samsung, un appuntamento fisso tradizionale che arriva sempre nel mese di agosto, quest'anno anticipato di una giornata, si correva al sabato e non alla domenica come nelle scorse edizioni. L'anno scorso su questo traguardo vinse Davide Villella davanti a Polivoda e Penasa. Nel plotone al comando, o per meglio dire in tutte le azioni generate sino a questo momento, presenza costante dei corridori della Zalf, a dare manforte poi General Store, abbiamo visto anche la Trevigiani, il team Marchiola, ecco che sta passando adesso Giovanni Longo di Selle Italia, presenza sì della Zalf con forte contributo anche da parte delle altre formazioni presenti alla competizione. Questi è Luca Braidot, il corridore del Corpo Forestale dello Stato, e corridore Giuliano arriva da Mossa, dalla provincia di Gorizia. Si sta involando in un tentativo isolato. È il biker goriziano che è qui per creare ritmo, per fare la gamba in vista degli appuntamenti importanti. A settembre lui andrà a correre i campionati mondiali di mountain bike, e quindi queste sono corse in preparazione. Lui deve faticare e quindi si è messo subito in mostra. Ha lasciato il protoncino con cui era in fuga oramai da parecchi chilometri e sta cercando un'azione solitaria. Dicevamo, non tanto per andare magari a cogliere un successo, forse non ci crede neanche lui, però per fare la gamba, per preparare, per fare ritmo in vista degli appuntamenti importanti con la mountain bike. Oh, si mette quindi bene in evidenza Luca Braidot, ma da dietro è Gianluca Leonardi, il trentino di Tuenno, tre vittorie Zalf, Desiree Fior, la sua formazione aggancia Braidot, che ha appunto caratterizzato la corsa in quest'ultimo tratto. Copia la comando intanto quando la strada risale nuovamente. Si risale sul Montenero con Leonardi e Braidot, eccoli qua, hanno una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo che ha ripreso nel frattempo tutti i componenti del drappello che ha caratterizzato la parte centrale della corsa, un gruppo che per il momento non ha ancora deciso se andare a prendere i fuggitivi o lasciare spazio a questo tentativo, mentre nel frattempo anche Alessandro Fontana, direttore sportivo di Luca Braidot, si sta spostando in bicicletta per dare consigli al proprio atleta. Ecco qua ancora la coppia al comando, Luca Braidot con Gianluca Leonardi. Ormai la strada che porta al traguardo si avvicina sempre più quando c'è lo scatto perentorio, ecco che prova Gianluca Leonardi ad allungare, lascia un po' di luce già in questo primo suo scatto su Luca Braidot, va verso la conclusione. Gianluca Leonardi prova quindi una situazione che è quanto mai favorevole alla formazione di Castelfranco Veneto. L'ultimo passaggio sul Montenero a fondo di Gianluca Leonardi, non ce la fa più Braidot, probabilmente lui non ha il fondo che hanno questi atleti che sono abituati a gareggiare sulle lunghe distanze. Ha fatto già un qualcosa di molto positivo il corridore del gruppo sportivo forestale, e quindi via libera per il passaggio al suono della campana per Gianluca Leonardi. Eccolo qua il trentino con i colori della Zalfer Umobile Desiree Fior, ancora 8500 metri prima della conclusione, dietro sono là una quarantina di secondi, potrebbe ancora succedere di tutto nell'ultima tornata. E alle spalle di Leonardi dal gruppo esce come una scheggia Simone Andretta, altro atleta della Zalfer Umobile Desiree Fior, che si riporta in un battibaleno sul compagno di squadra. Due vittorie per il trevigiano di San Vendemiano, recentissima la sua ultima alla Bassano Montegrappa, e intanto ecco qui il momento del riaggancio. Due uomini Zalfa al comando, è naturale che nasca un forte rapporto di collaborazione, e con questa collaborazione
credo che ormai si va al traguardo. Eh sì, ormai si va al traguardo, dietro hanno una squadra forte che controlla, tra i quali anche il campione italiano Andrea Zordan, che è sempre là nelle primissime posizioni. Andrea Zordan che praticamente sta anche lui correndo in difesa dei due compagni di squadra che oramai hanno via libera, stanno salendo sul Montenero per l'ultima volta, per l'ultimo giro, poi ci sarà la discesa e quindi l'apoteosi finale, un trionfo anche oggi qui a Scumigo per i colori della Zalfa e di Gilles Fior, che forse hanno un peccato un po' nella gara dell'Assunta che potevano far loro, però si sono lasciati giocare da quel Giovanni Longo, partito bene all'ultima curva, che è riuscito ad infilare tutti. Ecco lo scollinamento, poi la discesa ed eccoci qua, pronti sul traguardo di Scumigo del 13° trofeo Città di Conegliano. E sul traguardo in leggera ascesa, eccola qua, appaiata la coppia Zalfero Mobile di Gilles Fior, Gianluca Leonardi, Simone Andretta rispettivamente al primo e al secondo posto. Terza posizione poi per Andrei Nechita, che termina a 40 secondi dai due di testa. A seguire Andrea Zordan, che regola Enrico Salvador, e Daniele Cavasin. Tutta Zalfero Mobile di Gilles Fior, l'ordine d'arrivo per le prime sei posizioni. A seguire poi Gani, Giacobazzi, Lorenzon e Martinello. Beh, cosa vuoi? È una tradizione venire qui a Scumigo perché è una corsa eccezionale, bellissima. Comunque è stato entusiasmante perché la squadra veramente ha lavorato bene, quindi i risultati si vedono. Comunque dai, va bene così. Come è andata la corsa, l'ultimo giro? Braidot ci ha staccato un po' tutti quelli della fuga lì sul Montenero. Poi qua nel falso piano io vedevo che tutti i giri avevo magari una marcia in più degli altri e allora ho fatto segno a Nikita Andretta che sarei rientrato su appunto Braidot, e lì sono rientrato senza troppe difficoltà, anche se non era proprio facile, e siamo andati d'accordo. Poi ho visto che era un po' in difficoltà a un passaggio in mezzo della fine proprio sul Montenero, magari lui non ha lo stesso fondo che abbiamo noi, e allora ho deciso di andare via da solo perché o arrivo da solo, quindi magari mi fregano come ieri a Casteldario, e dopo vabbè Andretta mi è rientrato nel finale, non ci siamo neanche parlati perché era giusto così, dai. Ma l'ha detto lui, non c'è stato bisogno di parlarsi. No, beh, penso che Leo sia uno dei corridori che merita di più e spero veramente che passi professionista, perché un corridore serio come lui è difficile trovarlo. Poi la corsa è andata come è andata, penso che io e lui siamo stati in fuga sin dalle prime battute e meritavamo arrivare insieme, lui ha meritato di vincere perché sono stato io a andarlo a riprendere, quindi va bene così, sono contentissimo della mia corsa e adesso speriamo di fare bene. Dalla riserva naturale del lago di Cornino nel comune di Forgaria nelle Friuli, in provincia di Udine, a cima Monte Pratta, è una cronoscalata di 12 km 890 metri, riservata ai corridori Elite ed Under 23. Ad organizzare l'evento Associazione Sportiva DP66 con Daniele Pontoni, in collaborazione con l'amministrazione comunale, presente alla partenza con l'assessore allo sport Marco Chiappolino, che andiamo subito a sentire assieme al responsabile organizzativo e vale a dire l'ex campione del mondo di ciclocross Daniele Pontoni. Ci troviamo all'interno del centro visite, qui con noi l'assessore allo sport Marco Chiappolino. Allora, qui pubblico ce n'è tanto per vedere queste bellezze naturali. Oggi, con l'occasione della manifestazione ciclistica, c'è maggiore afflusso di pubblico, quindi per voi va benissimo. Va molto bene, siamo molto felici, il tempo ci ha anche premiati e sicuramente è l'occasione sportiva più importante per il nostro territorio di tutto l'anno, questa manifestazione ciclistica che abbiamo rilanciato dall'anno scorso e che ci permette di vedere e di avere molti campioni sul nostro territorio. Il tragitto è quello dell'anno scorso, quindi partenza da qui, dalla riserva naturale del lago di Cornino, fino all'altipiano di Monte Prat, sul quale abbiamo già avviato, come saprete da anni, importanti progetti turistici non solo in ambito ciclistico ma anche in ambito di altri sport legati alla natura.
Altri sport che sarebbero? Abbiamo avuto delle tappe dei campionati italiani di orienteering, abbiamo comunque altri tipi di manifestazioni che sono legate quindi alla marcia e altri sport, sempre in linea con il tipo di turismo che sul nostro altipiano vogliamo e sul quale abbiamo spinto, un turismo per le famiglie, un turismo vocato alla tranquillità, alla natura e allo sport e al benessere. In particolare, parlando di benessere, queste attività nostre rientrano in un più ampio progetto che si chiama Gemona Città dello Sport e del Benstare ed unisce un po' tutte le attrattive del territorio del gemonese. E siamo molto orgogliosi di poter comunque presentare questa manifestazione, ripeto, che abbiamo riproposto quest'anno grazie anche alla partecipazione di Daniele Pontoni, che è sicuramente una marcia importante per tutte le nostre attività e i nostri progetti futuri. E qui con Daniele Pontoni, l'organizzatore della, possiamo dire, un po' come le Olimpiadi, ci sono quelle antiche e quelle moderne. Questa fa parte delle edizioni moderne, siamo alla seconda dopo le 34 antica, se possiamo così dire. Quest'anno indubbiamente un parco atleti alla partenza più nutrito rispetto alla scorsa stagione. Ma indubbiamente, sai, l'anno scorso all'inizio c'è sempre l'incognita. Non era conosciuta. Non era conosciuta, adesso abbiamo ricominciato a farci riconoscere, abbiamo un bel lotto di partenti quest'anno, quindi noi che organizziamo questa gara dello staff della DP66, l'amministrazione comunale di Forgaria, che ringrazio sentitamente perché senza il loro aiuto difficilmente saremmo riusciti a fare questa gara, siamo ben felici di avere questo lotto di atleti alla partenza. Dobbiamo ancora partire, il tempo ci assiste anche quest'anno, quindi speriamo poi in una bella giornata e in un degno vincitore di questa cronoscalata. Abbiamo assistito alla punzonatura, c'è anche un tuo collega di qualche anno fa, lui corre ancora a differenza di te, Miguel Martinez. Sì, Miguel, ci siamo trovati quasi per caso 2 mesi fa a Praga, io ero invitato a una manifestazione di mountain bike che avevo vinto 20 anni fa, la prima edizione, lui correva e quindi gli avevo prospettato. Correva perché intanto è 10 anni più giovane di te. Sì, è vero, anche 10 anni più giovane di me, quindi alla sua età correvo ancora anch'io. E gli ho prospettato questa possibilità e lui qualche giorno fa mi ha confermato appunto che ci sarebbe stato, in base ai suoi impegni è rimasto a casa perché parte più tardi per i mondiali in Sudafrica e quindi noi siamo ben felici, ma oltre lui c'è anche un altro mio ex collega, ricordo Franzoi, Enrico anche, quindi più tutti gli altri nomi. A me fa molto piacere che siano qua, soprattutto per amicizia. Questo è l'anticipo, le conclusioni le tireremo dopo a Monte Prat. Bene, quindi buona giornata a tutti e buon lavoro a voi. E dopo aver visto alcune immagini di questo parco naturale che ospita allo stato libero più di 60 grifoni ed è una vera e propria oasi per questi rapaci, andiamo con la cronaca di questa cronoscalata di 12 km e 890 metri che aveva radunato al via 32 concorrenti. Enrico Salvador, portacolori della Zalfero Mobile Desiree Fior, con il tempo di 28 minuti e 9 secondi concluderà la sua prova in quinta posizione. 34 più 2 edizioni per questa cronoscalata che dopo un periodo di pausa riprende da dove si era fermata alla 34esima e quindi l'anno scorso la prima 34 più 1, quest'anno la seconda del nuovo corso 34 più 2. Una volta si partiva da Forgaria nel Friuli, ora invece dalla riserva naturale del lago del Cornino. Simone Sterbini, team Palazzago Fenice, che vediamo in azione sulle rampe di Monte Prat, andrà a piazzarsi in quarta posizione con il tempo di 27 minuti e 18 secondi, quindi 51 secondi in meno di Enrico Salvador. Sterbini in questa stagione ha collezionato solo piazzamenti e tutti nel cronometro, quinto nel bracciale del Cronomen a Fontana Fredda, 2 quarti posti, uno a Scorsè sempre nel bracciale del Cronomen e quello odierno a Monte Prat e 2 secondi posti, uno nella cronosquadra del Roero e uno nella cronoscalata Gardone Prati di Caregno. Sul gradino più basso del podio in terza posizione sale invece il piemontese di Carbonera Scrivia in provincia di Alessandria e vale a dire Alessio Marchetti che veste casacca FGM Impianti. Marchetti classe 1988 fermerà i cronometri sul tempo di 27 minuti e 3 secondi. 3 vittorie per lui nel 2012, nel Giro Nazionale del Valdarno, nell'ottavo trofeo San Michele e nel trofeo sportivi di Briga. Ancora a digiuno nel 2013, solo un 3° posto nella Bassano Montegrappa e un 4° nella cronoscalata Gardone Valtrompia Prati di Caregno, oltre ovviamente al 3° che sta per intascare qui a Monte Prat. Fermando invece i cronometri con il tempo di 27 primi e un 2°
bella prestazione del biker goriziano Luca Braidot. Il friulano di Mossa, classe 1991, nato il 29 di maggio e appartenente al Corpo Forestale di Stato, guidato da Alessandro Fontana, che nell'arco della stagione pratica prevalentemente la mountain bike ed è atleta di interesse nazionale, sale i tornanti di Monte Prat con grinta e con tanta determinazione e va così a cogliere un buon risultato che lo proietterà al secondo posto su di un traguardo storico che con il nuovo corso voluto dall'amministrazione comunale di Forgaria nelle Friuli e da Daniele Pontoni, che a Monte Prat gestisce la casa per ferie San Lorenzo e la scuola di ciclismo fuoristrada Monte di Bike, sta ritornando agli antichi splendori. Luca Braidot, rendendo soltanto 19 secondi al vincitore assoluto di questa cronoscalata, e vale a dire Stefano Nardelli, coglie così la seconda piazza. Nardelli, il giovane trentino di Gardolo, classe 1993, che compirà 20 anni il 29 di novembre, sta percorrendo i 12 km 890 metri dal lago di Cornino a cima a Monte Prat in 26 primi e 42 secondi e si aggiudicherà così la 34+2 edizione di questa cronoscalata. Nardelli, portacolori del gruppo sportivo Gavardo Tecmore, terzo anche nella Gardone Valtrompia Prati di Caregno e quarto nella Cirie Pian della Musse e nel Trofeo Liberazione a Roma il 25 di aprile, conferma così il suo ottimo momento di forma e dopo la bella prestazione di 4 giorni prima nell'internazionale di Poggiana, dove dopo essere stato protagonista terminava al 9° posto assoluto, va a conquistare la sua prima vittoria. Non migliore però il tempo del suo corregionale Patrick Facchini, vincitore qui nel 2012. Impiega 32 secondi in più, ma è ugualmente gioioso per questa sua prima vittoria tra i dilettanti. La cronoscalata al lago del Cornino Monte Prat presentava alla partenza quale ultimo partecipante l'ex campione olimpico della mountain bike Miguel Martinez, il francese amico di Daniele Pontoni che ha onorato la competizione dando lustro all'elenco partenti, dove figurava anche un altro ex campione del mondo di ciclocross, Enrico Franzoi, che si piazzava in 6ª posizione davanti a Nicolò Martinello, mentre Martinez con il tempo di 28 primi e 53 secondi andava ad occupare la 10ª posizione assoluta. Al termine della gara, palcoscenico tutto per i ragazzini dei campus tenuto da Daniele Pontoni a Monte Prat, dove l'abbinata scuola di ciclismo fuoristrada Monte di Bike e casa per ferie San Lorenzo propone durante l'estate vacanze alternative. Parliamo con il vincitore Stefano Nardelli. Sì, oggi ero venuto qua diciamo per vincere perché sapevo che andavo forte nell'ultimo periodo, poi le cronoscalate sono anche pane per i miei denti. Terzo anche alla Valtrompia Prati di Caregno, dove esatto. Vinse Zirioli. Esatto, ero venuto appena giù dall'altura, quindi non avevo grosse aspettative, è andata bene comunque. Oggi ero più preparato, è il periodo che vado forte e anche un buon auspicio per lo stage che andrò a fare adesso dal 20 al 23 in Francia con i professionisti. Con che squadra? E andrò con la Saint-Job, una squadra professional belga. Con Pierluigi Molinaro, sindaco di Forgaria, qui si fa di tutto per portare gente. Sì, qua stiamo dagli ultimi 6 anni investendo molto sull'altopiano di Monte Prat, grazie al lavoro naturalmente della mia squadra, degli assessori, dei consiglieri che ogni giorno si impegnano e grazie naturalmente alla collaborazione del già campione del mondo Daniele Pontoni che insieme a noi ha collaborato ed ha avviato questa scuola di ciclismo di fuoristrada e da tanti anni stiamo facendo delle grosse manifestazioni e tra 2 anni abbiamo ripreso anche questa la cronoscalata, la mitica cronoscalata che ha segnato tantissimi anni del nostro territorio, della nostra storia. Sicuramente il ciclismo ha segnato la storia del nostro territorio e sul ciclismo puntiamo molto e devo dire che già l'assessore allo sport Chiapolino insieme al già campione del mondo Daniele Pontoni lavoreranno per riavere qua sul... Riprendiamo ancora con teleciclismo e con le patologie cardiovascolari, con il professor Gaetano Tiene e la professoressa Cristina Basso. Professore, quant'è importante poter intervenire rapidamente e come intervenire su un soggetto che presenta questa patologia? È vitale perché salva vita.
se io riesco a fare una rianimazione cardiopolmonare, anche un massaggio, ma soprattutto se impiego un defibrillatore, posso riportare in vita una persona che era destinata al decesso. E questo è una chiave di volta della medicina moderna. Come dire che la strumentazione deve essere là, esatto, sul posto. Allora, facciamo un esempio. Io ho una bella partita di calcio, c'è l'allenatore, c'è il coach, ci sono altri personaggi che stanno attorno, ci sono i compagni di squadra, tutti devono saper usare il defibrillatore che è là in panchina a pochi metri di distanza e che può essere usato in maniera tale di erogare la scarica elettrica nel giro di un minuto e salvare la vita, perché se fatta nel giro di pochissimo tempo, 1-3 minuti, recupera. Se ci mette un sacco di tempo perché aspetti che arriva il 118, l'ambulanza e via dicendo, che trova il traffico, quelli arrivano dopo 10-15 minuti, ormai i danni sono irreversibili a livello cerebrale, il cuore può anche ripartire, ma ormai sei un uomo morto, purtroppo. Ecco, per quanto riguarda l'uso del defibrillatore, professoressa Basso, è chiaro che non tutti lo possono usare, voglio dire, insomma, c'è bisogno di un corso di formazione. Certo. Ecco, ci sono questi? Sì, i corsi di formazione sono fondamentalmente organizzati dal 118, ma non solo, qua a Padova so che li fa anche la Croce Rossa, la Croce Verde e molte altre associazioni per pazienti. Questo e adesso si fa, insomma, in maniera, sì, capillare, vorrei quasi dire? Beh, no, adesso è puramente su base di volontariato, perché appunto se passa questo decreto Balduzzi, questa legge Balduzzi in maniera ufficiale, diventerà obbligatorio, allora tutte le società sportive, palestre, anche i centri dovranno ovviamente attrezzarsi sia col defibrillatore ma soprattutto con questi corsi formativi. Con le persone poi. Sì, che però attenzione, non è un corso che richiede mesi, sono corsi, parliamo di ore, parliamo di 3-6 ore. Relativamente semplice. Relativamente semplice. Il defibrillatore. Beh, il corso serve più per il massaggio, il defibrillatore, se mi consentite, gli americani lo chiamano a prova di idiota. Proprio viene pubblicizzato così perché proprio chiunque lo può fare, è una macchina che praticamente lavora da sola, si chiama semiautomatico, che tu devi solo schiacciare un bottone, se poi la macchina riconosce che c'è qualcosa che non va, eroga da sola la scarica elettrica. Un'iniezione. Sì, esatto, anzi forse è più complicato fare un'iniezione, quindi veramente è una stupidaggine, però giustamente dal punto di vista legislativo si dice che bisogna aver fatto un minimo di formazione. Poi in realtà, se tu vai a vedere bene la legislazione, dice che se tu trovi un defibrillatore e non c'è nessun altro e vedi un soggetto in arresto, lo potresti anche utilizzare indipendentemente dal corso, perché secondo la legge del buon samaritano sei obbligato ad intervenire per poter salvare qualcuno. Quindi in realtà è veramente più un problema di forma che un problema sostanziale. Sì, anche perché se noi andiamo in qualche paese straniero, anche qui in Europa, appena oltre confine, troviamo i defibrillatori proprio in alcuni punti lungo ovunque, la strada. Quindi, in tutti i musei, nelle stazioni, negli aeroporti. In caso di bisogno ognuno può prenderli. E noi in Italia, ecco, se siamo veramente all'avanguardia, come diceva il professore prima, dal punto di vista dello screening, perché siamo il primo paese al mondo che ha l'obbligo dello screening annuale, quindi ha dimostrato il crollo della morte in prigione nel giovane, siamo abbastanza indietro per quanto riguarda la prevenzione secondaria, quello che diceva prima. Quando è successo il caso Morosini, poche settimane di distanza c'era stato il caso in Inghilterra, Muamba, lì si è visto che dopo 6 scariche e c'era il defibrillatore in campo, il giocatore si è rialzato ed è ripartito. Da noi questo non è successo e questo purtroppo è stato commentato all'estero non in maniera molto positiva, abbiamo fatto un po' una figura anche perché se analizziamo questo aspetto, cioè sotto il profilo economico dei costi, sembra poi che la strumentazione non sia poi nemmeno tanto costosa. No, insomma. Adesso viaggiamo sui 1000 euro o qualcosa di più, quindi, non può essere quello il motivo per non... Sì, non si può dire mancano i soldi perché costa davvero poco. Insomma. È un optional di un'auto, pensi? Siamo a questo livello eppure non viene diffuso. Costa poco, lo possono adoperare tutti, quindi... Sì. Questione di volontà. Non dovrebbero salvare molte vite. Sì, non dovrebbero più succedere, queste cose. Un altro interrogativo. Il gruppo di patologia cardiovascolare di Padova è risaputo, il leader mondiale nella ricerca, con riferimenti specifici legati appunto alla morte improvvisa. Ecco, professore, in questi ultimi tempi, quali obiettivi avete raggiunto? Guardi, io devo confessarle che credo che il segreto del nostro successo sia l'approccio interdisciplinare allo studio, cioè sono coinvolti i genetisti, sono coinvolti i patologi, sono coinvolti cardiologi che vivono nello stesso dipartimento, si parlano e fanno in modo che
le informazioni che nascono dal laboratorio siano trasferite poi immediatamente al letto del malato. Questo è assolutamente la chiave di volta. Adesso però lei mi chiede: ma qual è il vostro obiettivo? Bene, noi sappiamo perché e quali sono le malattie che sono a rischio di morte improvvisa. Siamo stati capaci di identificarle in vita. Siamo stati capaci di mettere degli strumenti salvavita, addirittura di resuscitazione. Bene, grandissimi successi. Ma la causa di queste malattie? È lì il problema, perché quando noi interveniamo con il farmaco o con il defibrillatore, facciamo degli interventi palliativi sostanzialmente, ma non andiamo al cuore del problema, cioè alla cura. Ecco che ci interessa capire come questi geni malati si traducono in malattia del muscolo cardiaco e in instabilità elettrica, e come riuscire a bloccare il fenomeno che porta alla manifestazione maligna, che significa la fibrillazione ventricolare, ma sul piano biologico, cioè siamo alla ricerca di farmaci che blocchino l'inizio e la progressione del processo biologico. Come dire che c'è tanto lavoro ancora da fare? Tantissimo, ma è la grossissima sfida questa, evidentemente, ma siamo molto molto fiduciosi. Chiara, che cosa vediamo adesso? Diamo la linea alla regia perché è arrivato il momento del nostro ciclo TG e poi di nuovo in studio per gli ultimi interventi. Appuntamento con il grande ciclismo dilettantistico a Capodarco nelle Marche, dove venerdì 16 di agosto si è corso il 42esimo Gran Premio di Capodarco, una corsa a carattere internazionale per elite d'under 23 sulla distanza complessiva di 180 km. Il finale era tutto di marca veneta, con il padovano Mario Sgrinzato, Petroli Firenze ed il trevigiano di Resana Matteo Busato in forza alla Trevigiani Dynamo a Bottoli. I due, attaccando a pochi chilometri dalla conclusione, si presentavano all'attacco del muro finale di Capodarco con un margine sufficiente di vantaggio sui più immediati seguitori. Ed era qui che Matteo Busato costruiva la sua grande impresa. Sotto l'incalzare del ritmo imposto dall'ex tricolore elite, titolo vinto a Canicattini Bagni nel 2011, Sgrinzato non riusciva a tenere il passo di Busato e così l'alfiere di Patron Remo Mosolo e di Angelo Bottoli, diretto da Marco Milesi, iniziava la sua trionfale progressione verso questo prestigioso traguardo a carattere internazionale e tra due ali di folla strabochevole a bordo strada andava incontro ad una vittoria alquanto significativa per il suo futuro. Già due volte vincitore in questa stagione, il primo di maggio nella gara nazionale di Sora a Frosinone, la Ciociarissima, e poi nell'altra gara nazionale di Castelfidardo nell'ambito della 32esima due giorni marchigiana, Gran Premio Santa Rita. Busato a cogliere così il suo terzo successo personale. Un'azione perentoria di forza, una dimostrazione che Matteo si merita un posto pulito tra le elite del ciclismo. Professionista per qualche mese, nella scorsa stagione ha dovuto rientrare tra i dilettanti perché la sua formazione a fine anno ha chiuso i battenti. Ritornato alle gare a primavera, inoltrata, grazie all'appoggio della Trevigiani, Busato ha dimostrato e sta dimostrando tutto il suo valore. Gli ultimi metri sono un vero e proprio trionfo e sul traguardo che l'anno scorso fu di Gianfranco Ziglioli può sfogare tutta la sua gioia. Niente da fare per il pur bravo e grintoso Mario Sgrinzato. A Capodarco Matteo Busato è stato una spanna superiore a tutti e così sul traguardo di Capodarco, dopo 180 km corsi in 4 ore 21 primi e 55 secondi alla media di 41.807, Matteo Busato, Trevigiani Dynamo a Bottoli, precede nell'ordine Mario Sgrinzato, Gianfranco Ziglioli, poi ancora Tagliani, Mischianti, Formolo, Dall'Oste, Gafforini, Kozlov e Senni, che termina al decimo posto. Dopo l'arrivo dei primi battuti, meritatamente ancora le immagini di Matteo Busato, trionfatore. Gioia incontenibile anche per tutto lo staff della Trevigiani Dynamo a Bottoli. Il podio con Busato che indossa la maglia, simbolo di questa grande manifestazione.
partono in 82 con l'organizzazione della polisportiva Libertas Pressana per dar vita alla 52esima medaglia d'oro Gianni Feriani. Gara riservata alla categoria degli allievi che si è corsa per l'appunto a Pressana in provincia di Verona. 82 corridori che inizialmente dovevano affrontare una parte pianeggiante, due giri di 15 km, dove si annotava il tentativo 2 portato da Fabio Visentin, Giorgione e Nicola Zoccarato della Cage. Azione che si esauriva quando nel finale si presentava la salita di Villa del Ferro, un tratto impegnativo, laddove non poteva mancare la selezione e così, dopo 83 km di corsa, sul traguardo di Pressana, un drappello si presentava per le conclusioni allo sprint. Aveva la meglio Simone Bevilacqua del Velo Club Città di Marostica, che metteva la sua ruota davanti a plurivittorioso Cristofaletti, poi ancora Fabrello, Favero, Biasia, Negrente, Zanotto, Cordioli, Tronca e Roncato. 83 km in 2 ore 15 primi e 47 secondi, alla media di 36,6,76. Seconda stagionale per Bevilacqua dopo quella ottenuta a Valgatara. Riprendiamo ancora con teleciclismo dagli studi di Padova con il professor Gaetano Tiene e la professoressa Cristina Basso. Chiara, c'è un interrogativo che vuoi... Sì, per il professore. Prima aveva accennato del defibrillatore interno, abbiamo visto come è molto facile usare quello esterno, quello interno invece come funziona? Beh, intanto diciamo in cosa consiste e come funziona, cioè è una... È l'equivalente di pacemaker, voi sapete i pacemaker che servono come segnapassi, no? Viene impiantato qui nel sottocute, sotto la clavicola, in genere a sinistra, un catetere entra in vena succlavia e la punta del catetere finisce in ventricolo destro. Questo catetere ha un sensore all'estremità. Se per caso il cuore fa le bizze e quindi va in palpitazione, in tachicardia, eccetera, questo sensore dà un comando di scaricare elettricamente in maniera tale da fare uno shock elettrico. E bloccare quindi? E bloccare la tachicardia e la fibrillazione ventricolare. E questo è guardate, sono moltissimi i soggetti. Ecco, quando si arriva però appunto a impiantare allora, il defibrillatore? Fate conto che noi abbiamo un atleta. Un atleta che ha avuto una sincope. Campanello di allarme, la sincope che significa perdita di coscienza, evidentemente c'è stato qualche cosa, magari una salve di tachicardia che gli ha fatto perdere la conoscenza per qualche secondo. Si fanno tutte le indagini, si trova che effettivamente questa non era una sincope qualsiasi, ma era di origine cardiaca, ecco che affinché non si ripeta, anche perché la sincope è foriera di altre complicanze che potrebbero essere la fibrillazione ventricolare, si impianta il defibrillatore. Questo va bene anche per soggetti che hanno già avuto un arresto cardiaco, che magari sono stati rianimati attraverso un defibrillatore esterno con lo shock elettrico sul torace praticato magari dall'allenatore, però a questo punto per garantirgli la sicurezza per il resto della loro vita hanno bisogno di un defibrillatore stabile, per cui qualsiasi momento che dovesse capitare il fenomeno entra in azione automaticamente e gli salva la vita. E se si tratta di un atleta può continuare poi l'attività sportiva? Diciamo in Italia no. In Italia non ha... Noi abbiamo visto all'estero effettivamente, incredibilmente, dei soggetti, sentite, che a cui è stata data ugualmente la idoneità allo sport anche se portatori di malattie e anche se portatori di defibrillatore, i quali abbiamo visti durante lo sforzo andare a terra svenuti, entrare in azione il defibrillatore di cui erano portatori e agitarsi così come avessero una scossa e dopo un minuto rialzarsi e camminare. Professore, una cosa solo, perché per magari qualcuno si è messo in visione in questo momento, si sente parlare di cuore, di morti, di malattie, diciamo che non ha nulla a che vedere questo con l'infarto, vero? No, può avere a che fare con l'infarto, ma questo è un altro paio di maniche, cioè è rarissimo
che i giovani possono morire improvvisamente di infarto cardiaco. L'infarto cardiaco complicato da fibrillazione ventricolare invece è un qualche cosa che si verifica nell'età sopra i 50 e i 60 anni e ahimè effettivamente la prima manifestazione di un infarto miocardico da una occlusione di coronaria può essere la fibrillazione ventricolare e anche lì entra in campo il ruolo del defibrillatore semiautomatico esterno e il pronto soccorso e l'impiego immediato di questo defibrillatore che gli salva la vita anche se poi manifesta e sviluppa un infarto miocardico. Professoressa Basso, abbiamo ancora qualche minuto di tempo e un altro interrogativo. Che cosa deve sapere la gente, gli atleti a carattere generale? Insomma, quali sono i messaggi che la comunità scientifica invia alla collettività? Proprio per cercare di ridurre, ecco, se non completamente debellare questa patologia. Beh, gli atleti, i giovani in generale, la popolazione in generale deve sapere che il cuore è vita ovviamente, quindi è importante fare uno screening per sapere che il proprio cuore è sano. Si parla tanto di screening di popolazione in termini neoplastici, per le donne lo screening per la carcinoma della mammella o carcinoma dell'utero, per il maschio lo stesso, però purtroppo si dimentica che si muore più di cuore che non di malattie neoplastiche e quando hai un arresto cardiaco, sì, la morte improvvisa purtroppo è imprevista. Non scappi, quindi è importante prima di tutto essere a conoscenza che il cuore deve essere sano prima di fare l'attività sportiva, esistono degli strumenti semplicissimi, non invasivi per fare un check-up del proprio cuore, l'elettrocardiogramma ha dimostrato di essere veramente fondamentale, un esame banale, non invasivo, costa poco e quindi è importante farlo e soprattutto che venga letto da persone che sono in grado di leggerlo. Se poi c'è qualcosa che non va, ovviamente da lì è il punto di partenza per uno screening più approfondito. Un altro punto che mi ero segnato, stiamo per concludere, però brevemente, professore, c'è un'associazione, l'ARCA, Associazione Ricerche Cardiopatiche Aritmiche, da chi è formata, di che cosa si occupa e quali sono gli obiettivi? È formata da ricercatori e da familiari di pazienti che sono deceduti improvvisamente e cerca di raccogliere fondi, di sostenere la ricerca che viene effettuata all'interno dell'università, cioè in parole povere è un'associazione che è in favore della ricerca accademica e che ha portato a questi grandi risultati e di cui credo possiamo essere tutti fieri. Abbiamo assolutamente bisogno di risorse. La sfida di cui facevamo menzione precedentemente, cioè di capire qual è la causa delle malattie e trovare la cura della malattia, ebbene questa sfida si ovviamente vince soltanto se ci sono delle risorse per ricerche di base che sono molto costose. Abbiamo la fortuna di trovare la sensibilità di molte persone che fanno donazioni e che stanno sostenendo questa ricerca. Tra l'altro questa ricerca, non dimentichiamo, serve anche per risolvere il problema in piccola parte della disoccupazione intellettuale. Questa nostra ARCA, Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche, nell'ultimo anno ha investito 150.000 euro grazie a fondi donati da famiglie o da enti proprio per istituire posti di lavoro, assegni di ricerca, borse di studio. E su quest'ultima puntualizzazione che termina la nostra puntata, ringraziamo il professor Gaetano Otieni e la professoressa Cristina Basso per averci parlato di questa problematica decisamente importante, grazie davvero per essere stati qui con noi stasera. Chiara, mandiamo un saluto anche a chi ci segue da casa. Anche ai nostri telespettatori, quindi su quello che abbiamo detto questa sera, prima di iniziare a fare sport, anche se vi sentite sanissimi, un controllo va sempre fatto. E su questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.